cominciare, e ringrazio tutti per essere qui, e vorrei cominciare con, dal momento che il direttore di dipartimento credo che stia arrivando, perché mi aveva detto che passava per salutarvi, vorrei lasciare la parola a Giuliana Mocchi, del Comitato Unico di Garanzia, e così per i tuoi saluti e per parlare con gli studenti e parlare un po' della tua. Grazie. Si sente? Sì. Buonasera a tutte, a tutti. Sono contenta di questa giornata, grazie a tutti voi che fate delle cose davvero preziose. Io dico soltanto veramente pochissime cose. Che cos'è questo comitato? Cosa serve? Non vi dico quando nasce, se no poi vi fate anche i conti della mia età, insomma, va bene. Questo è il Comitato Unico di Garanzia, è uno strumento, o meglio per essere istituzionale, è un organo dell'Ateneo. Ed è un organo che è presente in tutti gli enti pubblici, nelle pubbliche amministrazioni, che si occupa di correggere le più vistose e meno vistose discriminazioni che ci sono in tutto l'ampio orizzonte di una comunità pubblica. Per esempio le discriminazioni basate sul genere, le discriminazioni basate sull'appartenenza non solo al genere ma anche a una confessione religiosa, si occupa di allontanare e combattere i fenomeni, gli atteggiamenti non solo discriminatori ma anche molesti, anche quelli relativi a una confessione religiosa o ad una appartenenza specifica di origine, chiamiamola così, geografica, per farla prima, e naturalmente soprattutto quella religiosa a noi sta molto a cuore. Noi partiamo da una vecchia storia, noi, non questa università, tutti i comitati unici di garanzia hanno alle spalle alcune cose, per esempio i comitati di pari opportunità, che dal nome stesso si intende si occupino, abbiano il mandato di proporre equità, no? In senso molto ampio, stiamo parlando ancora del genere, dell'appartenenza religiosa, eccetera, della anche inclusione, ma soprattutto protagonismo di tutto ciò che può essere considerato diversità, no? Soprattutto da un punto di vista del pregiudizio e dello stereotipo. Se vi fate un po' i conti, ma ve li dico velocemente, questa storia va avanti in questa università da molto tempo, da almeno 20 anni, e il fatto che io come altre siamo state presenti in questa università come delegate ai Gender Studies e ai Women Studies sta a significare che appunto intorno a questo tavolo oggi in maniera istituzionale si parla di qualcosa di un po' strano di qualche anno fa, almeno quello che mi ricordo io, di molti anni fa, che era qui Fiori. In Italia era Marco Pustinaz, se non ricordo, tra i primi pionieri a parlare di questa cosa strana, un po' difficile da affrontare. Bene, noi siamo coraggiose e coraggiosi, abbiamo idea appunto che gli spazi siano oggettivamente di chiunque e né li concediamo né li tolleriamo, sottolineo, in nessun modo esiste un atteggiamento di questo genere. E poi ci arrivo a un altro capisaldo storico che è il centro di Women Studies in questa università. Al contrario di molte altre realtà universitarie, noi non in Italia non ci sono tanti centri di Women Studies, ha operato sempre in totale assoluta sincronia, ma proprio insieme al Comitato Pari Opportunità e poi al CUB. Molte persone che aderiscono al centro sono
in questo e nei precedenti comitati, tutte le azioni di contrasto alla violenza, non solo, che noi abbiamo messo in atto, sono state tutti condivisi e fatti insieme. Ve ne potrei raccontare almeno 20, ma arrivo stasera, perché sono molto belli e molto interessanti e hanno dato un segno forte. Per esempio, abbiamo messo in piedi insieme uno sportello contro le molestie sessuali in questa università. Abbiamo istituito 1000 anni fa ormai un centro per la qualità della vita, di cui forse nessuno più si ricorda, che era molto importante, e da lì hanno preso luogo i primi corsi di autodifesa femminili gratuiti. Allora gli faceva una ecco, abbiamo un'età diversa dalla loro, ce lo ricordiamo. No, è che ero al centro sportivo, lavoravo al centro sportivo. Ecco, lei se lo ricorda, ebbe un successo notevolissimo, anche perché devo dire è stato fatto non soltanto su impostazione militare, no? Come si fa adesso, perché sono le scuole di sport, chiamavolo così, di arti marziali israeliane che lo hanno portato in tutta Europa. A noi non piace molto questa impostazione, anche se spesso la dobbiamo, come dire, accettare per offrire alle studentesse, alle donne dell'università tutte, questo strumento, che non è soltanto sapersi difendere, è proprio un viaggio attraverso la propria debolezza, attraverso la propria fragilità, attraverso la propria paura, attraverso un sentire di sé che ha bisogno di essere riattraversato. Stesse cose abbiamo offerto presso sempre quello sportello di varie opportunità, di cui smetto di parlare per dirvi adesso un'altra cosa, e mi avvio a chiudere, perché poi se vuole sapere che cos'è il servizio, dove siamo, che cosa offriamo, noi abbiamo un sacco di tirocinanti, abbiamo un sacco di studentesse e studenti part time che hanno piacere per esempio di offrire il loro tempo per, e questo è ovviamente al part time, sto parlando anche del tirocinio, quindi sono cose tutte regolarmente utili, non soltanto per un ingresso, un'esperienza, ma anche per altro, dicevo, presso il patrimonio librario che custodiamo. Questo patrimonio librario che custodiamo nasce da una vecchia storia, veramente vecchia storia, sto parlando degli anni 90, via, in cui ci avviavamo, noi che eravamo incontrato nella nostra esperienza da studentesse, il femminismo di piazza, avevamo messo in piedi un piccolo collettivo femminista che stava nell'università e stava fuori dall'università, e sulla scorta di alcuni anni di militanza femminista, in questo senso, abbiamo messo in piedi un gruppo che ha preso il nome di Nosside, che è una poetessa locrese importante a nostro avviso, e da lì abbiamo cominciato, come dire, a fare un passo all'interno dell'istituzione. Considerate che il movimento femminista, come tutti i movimenti, ritiene che deve rimanere in quella dimensione speciale, magica, piena di energia, piena di sogni, che è lo stato nascente, no? E tutti noi che abbiamo iniziato a fare qualcosa per la prima volta e in maniera così forte come è stato il femminismo, abbiamo immaginato che questa cosa sarebbe durata tutta la vita, perché si diventa utopici, no? È utopica, è normalissima questa cosa, ma noi, come dire, un po' di più. Tant'è che per utopia abbiamo sfidato quella che a noi sembrava un potere forte come quello appunto accademico, e abbiamo detto: noi siamo qua e vogliamo fare un'associazione di docenti, di donne che lavorano all'università, di studentesse, eccetera, di donne che stanno fuori dall'università, a vario titolo. Abbiamo scritto dei quaderni, eccetera, e da lì poi c'è stato un germe molto importante, che è appunto quello che vi avevo accennato prima, il centro di Women's Studies.
anche noi che militavamo in quel senso, eravamo pioniere nel senso sovrattetto, continuavamo ad avere questo spirito a metà tra il movimento politico non più di piazza e la dimensione riflessiva, come abbiamo immaginato che si dovesse chiamare, cioè che cosa c'entra questo cambiamento radicalissimo nelle nostre non solo realtà politiche e esistenziali e di cambiamento di sé, perché c'è stato qui il ribaltamento dei ruoli eccetera, cose che conoscete molto bene, cosa cambia quando noi con questi strumenti attraversiamo le nostre discipline. E lì è stata dura, molto dura, ve lo potete immaginare, perché l'università in generale, tutti gli atenei sono la cosa più conservatrice che esista, inevitabilmente, perché deve trasmettere, no? Nel bene e nel male a questo compito di trasmettere, e trasmette quello che ha, molto semplice. E aveva appunto tutto uno strumentario che non prevedeva un ingresso così polemico, così colorato, così violento, nel senso migliore del termine, perché violava proprio letteralmente dei pregiudizi fortissimi, anche in una realtà tradizionale come l'Università della Calabria. Ora, abbiamo avuto altri incontri che appunto testimoniavano di come questo luogo fosse un po' particolare, fosse molto più avanti di tanti altri luoghi, proprio perché la tradizione qui c'era poco, c'era nelle nostre famiglie, c'era nella nostra mentalità, ma non c'era nella nostra realtà accademica universitaria. In questo senso il centro di Mimestalis, insisto, ha fatto proprio da cerniera straordinariamente importante, e lo è tuttora. Io veramente sono molto orgogliosa che alcune giovani, in particolare la direttora Giovanna, che oggi non vedo, abbia mantenuto alto questo valore particolare. Che cos'è questo valore particolare? Non è scardinare, non è essere colorate, polemici, con i girotondi, col femminismo, eccetera, eccetera. È anche una cosa speciale che secondo me abbiamo costruito e messo al mondo, il darsi valore, ossia il riconoscimento, quello che noi chiamavamo l'affidamento. Credetemi, è una cosa un po' particolare, adesso io non voglio fare la mamma nonna storica, dice ah se non c'eravamo noi, voi, no, assolutamente, penso che ogni generazione abbia le proprie caratteristiche, le proprie cose da dire, ci mancherebbe altro. So però e ricordo molto bene cosa significava cercare dei modelli nelle altre donne, nelle maestre che non avevamo mai incontrato. Io sono una filosofa e chi avevo? Avevo maestri, avevo solo maschi e io cercavo di assomigliare a loro, ma c'era qualcosa che strideva molto poi nel mio comportamento politico, non riuscivo a stare, erano panni molto stretti. Bene, adesso non c'è più questa strettoia di genere, non c'è più questo maschile, questo femminile, e non c'è più la ricerca di un modello, no? Strutturato, fatto, perché le nostre mamme non lavoravano, la mia sì, ma molte altre no, e insomma tutte quelle cose che conoscete benissimo nella letteratura, no? Che con Bruna ottimamente attraversate e frequentate, insomma lunga vita a tutta questa straordinaria, faticosa avventura, ma che vi assicuro anche sul piano nazionale e internazionale ha molto smalto, anche se forse non ha una apparenza così, così marcata, ma vi assicuro che il lavoro, appunto il lavoro di singole e singoli, ha cambiato veramente tante tantissime cose di quella aria così paludata, così estremamente istituzionalizzata, che è appunto l'Accademia. Un'ultima cosa, c'è stato un tempo in cui una ministra per le pari opportunità, preside di facoltà, che sapeva un sacco di cose dell'università, raccolse, non simbolicamente, un torno a un tavolo un pochino più grande così del suo ministero, noi che stavamo nell'università, ragazze che facevano i collettivi femministi, ragazzi che si impegnavano nei movimenti LGBT, ci mettevamo intorno a un tavolo a scrivere, pensate, le declaratorie degli obiettivi formativi. Questo accadeva
prima del, non erano gli anni 2000, era ancora precedente, era un po' prima, era Laura Balbo, importante sociologa. Insomma, vi assicuro che non era semplicemente un'atmosfera suggestiva, noi l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto sulla scorta di un'impostazione politica forte. Insomma, questa è storia, però non è che è una storia monumentale che sta lì morta con la polvere, no, circola, circola davvero ancora e in maniera molto forte, e adesso sta a voi raccogliere appunto questa eredità. Certamente la raccolta Bruna, che è molto più giovane di me, e certamente Federico, e certamente tu, ma io non ti conosco, ma non mi ricordo il nome, è il nostro giovane, giovanissimo, bravo. Basta, non vi dico più niente, perché ha fatto una, un potente Amarcord, e ci voleva, se volete, posso... Ringrazio Giulia Motti, perché a dire la verità non potevamo iniziare meglio, no, si comincia sempre guardando quello che c'è stato alle spalle, perché siamo qui, quindi ti ringrazio molto di questo bellissimo intervento. I nostri studenti, molte cose che hai detto in qualche modo forse le hanno riconosciute su alcuni approcci che comunque affrontiamo durante i nostri corsi. Sempre per i, ho appena ricevuto un messaggio del direttore che mi ha detto di salutarvi. In realtà è sempre molto complicato, ma io lo immaginavo, avere presenti, lo sai, i rappresentanti, soprattutto sotto quando stanno per arrivare le ferie, ci sono tutta una serie di consigli, è complesso, però mi ha detto di salutarvi. Io voglio lasciare per i saluti, e ci ho tenuto molto, per i saluti ufficiali, Lavinia Durantini, presidente Oscar Cighei Cosenza. Allora, intanto grazie di avermi invitata, grazie per aver organizzato questa giornata. È bello essere di nuovo in università, noi oramai in questi giorni eravamo ieri ai 20 anni del servizio sociale, siamo oggi qui, abbiamo già preso appuntamento per altre giornate insieme, per cui è bello poter organizzare tante giornate in università, perché come dicevano prima, è da qui, dai luoghi dell'istruzione, che sia l'università, che sia la scuola, che parte veramente quella che è la formazione sociale e di quello che è importante portare avanti per creare veramente un mondo migliore. E non sono frasi fatte. Come diceva la dottoressa Mocchi prima, la professoressa Mocchi, la storia non è una cosa morta che resta lì e che non serve più, che bisogna dimenticare e che si può dimenticare. La storia è quello che va a creare ciò che siamo e veramente le basi per poter andare avanti. Lei ha raccontato quella che è la storia di alcune delle parti più importanti che avete all'interno di questa università, che molto spesso purtroppo sono dimenticate, perché è il nostro bellissimo campus, che però ha una lunga passeggiata che spesso non facciamo con attenzione, passando davanti a tanti uffici che non guardiamo o nei quali non entriamo. Io per prima, che facevo ingegneria, e dal fondo spesso non entravo in tanti di questi uffici e che molto spesso non ho partecipato a tante di queste attività. Però ci danno veramente la sostanza di quello che possiamo andare a creare nel mondo. E oggi vengo qui a parlarvi di una associazione che oramai quest'anno fa 18 anni di vita e che vede accanto a me uno di quelli che l'ha fondata, per cui siamo il passato e il futuro, il presente e il futuro probabilmente potreste essere voi di questa associazione o le persone che sono fuori da qui. E questa associazione ha fatto e continua a fare fuori da qui, qui dentro e dovunque possa farlo, attività e giornate di formazione, informazione, di conoscenza e di condivisione di idee e informazioni, perché l'unica cosa che veramente può darci gli strumenti per creare, per andare avanti, per creare veramente qualcosa di migliore, per dare veramente a tutti la possibilità di avere diritti e libertà di farsi una vita migliore, è conoscere, informarsi e darsi quel livello in più di libertà per tutti. E le attività che portiamo avanti sono veramente tantissime, momenti di conoscenza, appunto, informazione, convegni, reading, momenti di lettura appunto di libri e di presentazione di libri, Pride, perché anche noi riusciamo ogni tanto a ridere e scherzare insieme,
Pride, che ci tengo a sottolineare, non sono solo una parata carnevalesca e un momento ridicolo in cui ci teniamo a metterci in ridicolo, ma sono quella estrema, necessaria e sacrosanta rappresentazione di libertà di cui parlavo poco fa. Questa libertà qui tutti anneliamo, che spesso crediamo di aver raggiunto e che non è mai raggiunta, quando anche una sola persona non ha libertà di tornare a casa e dire veramente che nelle 24 ore che ha trascorso in quella giornata ha potuto essere se stessa. Nelle 24 ore però, perché se anche una sola ora di quella giornata io ho dovuto mentire su chi sono, ciò che sento o cosa veramente voglio fare nella mia vita, non sono libero e non posso dire di essere libero se qualcuno accanto a me non lo è. C'è un problema, e c'è un problema se chiudiamo gli occhi davanti a questo. E in questo momento, ieri lo stavamo presentando, ci vengo a presentarlo anche qui, abbiamo aperto anche uno sportello per i migranti ed LGBT, perché crediamo tantissimo nell'intersezionalità dei diritti. Lavoriamo infatti spesso anche con l'associazione di Human Studies, perché i diritti non sono stagnanti e chiusi nei piccoli cassetti. Le persone gay non sono solo gay, i transessuali e le transessuali non sono solo transessuali, i migranti non sono solo migranti, i giovani non sono solo giovani. Ognuno di noi ha una serie di identità che si intersecano. È lì che parlo di intersezionalità, per cui i diritti, le lotte, le battaglie che noi andiamo a portare avanti non sono dei cassetti chiusi che devono rimanere chiusi, ma sono delle lotte che devono intersecarsi e devono interfacciarsi con altre. Riuscire a uscire un po' più in là, fare un passo in più, riuscire a parlare con altri, riuscire a aprire la propria mente a delle lotte che spesso ci sembrano un po' distanti da noi, ma che forse se proviamo a conoscerle non sono così lontane, apre dei mondi sconfinati. E riuscire a comprendere che la lotta di genere non è lontana dalla lotta per i diritti LGBT, che un uomo non può essere tagliato fuori dalla lotta per i diritti delle donne, perché un uomo deve comprendere quanto le donne siano discriminate, un uomo etero deve comprendere quanto i gay siano discriminati, e un uomo bianco eterosessuale deve comprenderlo, così come una donna eterosessuale, quanto i migranti LGBT siano discriminati. Tutti dobbiamo essere interconnessi nella lotta per i diritti di tutti. Direi che anche io mi sono buttata più là di quanto dovevo. Vi ringrazio per questa giornata che mi sembra anch'essa più che intersezionale, tra la stigma delle persone sieropositive e l'omofobia interiorizzata, che è assolutamente importante conoscere, sconosciuta spesso alle persone omosessuali, immagino quanto lo sia alle persone eterosessuali, per cui assolutamente importante parlarne, e vi auguro un buon proseguimento. Voglio sprecare, diciamo così, soprattutto perché, come vedete, tra l'altro voglio ringraziare molto i giornalisti di Liberi TV che ci stanno seguendo fin dall'origine la nascita di questa giornata. E proprio dal momento che stiamo registrando tutti gli interventi, credo di dover chiarire un pochino cosa stiamo facendo qui. E, prima di tutto voglio dire che sono molto felice e orgogliosa di poter ospitare questo incontro all'interno dei corsi di letteratura inglese del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria, questi corsi in cui insegniamo io, che sono Bruna Mancini, e Carla Tempestoso, che
vi saluta, non può esserci perché anche lei ha l'influenza e va bene, ma capita di questo periodo, quindi vi saluta tutti. In particolare però voglio ringraziare Federico Cerminare e Giuseppe Capalbo, che pur se devo dirvi è un periodo di grandi impegni sia nella loro vita che nella loro carriera, si sono veramente molto impegnati per poter portare avanti l'organizzazione di questa giornata, che non è stata facile, soprattutto rispetto anche proprio alle questioni di lavoro, di spostamenti e tutto quanto. Quindi voglio ringraziarli molto proprio per avermi proposto una giornata di questo tipo. Sono stata molto contenta di accettare il loro sostegno anche, perché è stato un grande aiuto che mi avete dato, e quindi credo che tutti quanti voi apprezziate questo momento di come dire, incontro per discutere una serie di questioni che ci toccano molto. Perché? Perché come gli studenti e le studentesse dei miei corsi sanno molto bene, il nostro approccio all'analisi del testo letterario fin dal primo anno della triennale spinge studenti e studentesse ad assumere prospettive critiche specifiche che sono essenziali agli studi nell'ambito di studi di anglistica. Ci occupiamo di narratologia, ci occupiamo di semiotica del teatro, ci occupiamo di semiotica del testo poetico, impariamo a gestire degli approcci ben specifici, tra cui quello degli studi culturali, ad esempio, la literary geography, che seguiamo per tutto il percorso dei 5 anni, e i gender studies sono anche un'altra prospettiva che fin dai primi anni imparate ad assumere. Poi arrivate alla magistrale, il percorso critico diventa più specialistico, anzi specializzante, perché facciamo un primo anno che si occupa proprio di gender studies e un secondo anno di colonial studies, tenendo sempre presente sia la prospettiva spaziale che concentrandoci su una serie di concetti che sono quelli di identità, differenza e appartenenza, e questi li analizziamo nei testi letterari e nei testi culturali di e in lingua inglese, anche analizzando le profondissime direi radici che le collegano con la società e la cultura. Bene, ovviamente ci occupiamo di body studies, queer studies, eco-criticism, transnational studies, migration studies e così via, lo sapete bene, no? Cerchiamo di toccare un po' tutte le prospettive più nuove in itinere, ok? I gender studies, o studi di genere, come viene tradotto in italiano, è l'ambito di studi essenziale per gli studiosi e le studiose di letteratura, di letterature in lingua inglese, e è un approccio che non si può non conoscere per chi si occupa della nostra disciplina. Di cosa si occupa? Ecco, questo allarghiamo un pochino l'ambito. Di cosa si occupa? Lo dico soprattutto per chi vuole saperne di più e magari ci vede in TV, no? o su internet, perché questa è una trasmissione, una registrazione che poi vedranno molti su internet. Allora, di cosa si occupano i gender studies? Si occupano dell'analisi dell'identità di genere e di come queste identità vengono rappresentate nella società, ai ruoli sociali naturalmente, ma anche nei media, nella politica, nella medicina, nella lingua, nei testi letterari, nei testi pittorici, cinematografici, artistici, in senso più lato. Così ciò che ci interessa è come vengono rappresentati il maschile, il femminile e tutte quelle mutevoli sfumature che le costituiscono nei testi letterari e culturali, spesso travalicando la facile e tradizionale binarietà maschile-femminile, uomo-donna. Quindi, fin dall'inizio, l'interesse primario è quello della sessualizzazione dei corpi. E di tutto questo noi parliamo, discutiamo, leggiamo, per poi confrontarci, ricordandoci sempre che si tratta di una prospettiva sensibile e continua trasformazione.
è proprio in questa prospettiva che viene fuori e che è venuto fuori l'interesse sui queer studies che hanno sollevato Giuseppe e Federico, i dottori Cerminare e Capalbo. E qual era l'intenzione? Era che occupasse appunto di questa questione, soprattutto mi avevano proposto di invitare Cirrus Rinaldi, che, come sapete, questa è stata una degli obiettivi dell'Università di Palermo. In realtà Cirrus Rinaldi, anche lui, ha una bella influenza con 40 di febbre e quindi ci saluta, ma ha mandato il suo intervento in modo che verrà letto, quindi verrà letto il suo intervento e abbiamo il nostro amico che poi vi presenterò che darà la voce a Cirrus. Però abbiamo anche una sorpresa di cui non vi parlo, che verrà fuori nel corso della giornata, quindi diciamo che c'è qualcosa a cui assisterete che non è in programma, ma è nella migliore delle situazioni teatrali, no? Quello del Good Theatre. E quindi bene, lascio la parola quindi a chi ha organizzato questi eventi. Sono molto felicemente sarò soltanto la moderatrice e quindi vi presento il primo intervento. Abbiamo un po' spostato, poi vedrete perché, l'ordine degli interventi. Il primo a intervenire è Federico Cerminara, che è uno storico militante queer. Oltre ad essere il socio fondatore del comitato provinciale EOS Arcigay Cosenza, è stato componente della segreteria nazionale Arcigay con incarico prima di responsabile nazionale cultura e poi di tesoriere, componente del direttivo dell'associazione Certi Diritti e della commissione pari opportunità del comune di Rende. Attualmente fa parte del comitato scientifico del centro di Women Studies Milinilla. Lascio a lui la parola. Il tuo intervento, Federico, si intitola Le nuove frontiere del contrasto sociale, dal panottico di Foucault all'omofobia interiorizzata e alla femofobia. E ti lascio la parola. Grazie. Innanzitutto vi volevo ringraziare per la presenza, sono ben felice di vedere una platea numerosa, questo perché, come diceva chi mi ha preceduto, la nostra speranza è quella che anche voi iniziate ad interrogarvi su queste tematiche, non solo in un approccio meramente didattico, ma anche proprio abbracciando la militanza e l'azione di cambiamento sul territorio. Io sono fortemente convinto che il cambiamento sociale non può che passare per il tramite del cambiamento culturale. È un processo lento che richiede del tempo, però è l'unica strada possibile, anche con una consapevolezza che i risultati acquisiti non sono scontatamente per sempre. Quindi viviamo un periodo storico particolarmente complesso che ha aperto degli interrogativi su tematiche che, per esempio, nei movimenti del 68 dovevano essere superate ormai, ma come vedete ogni qualvolta delle forze conservatrici prendono piede, i primi aspetti che vengono messi in discussione sono proprio quelli dei diritti, quindi in primis i diritti delle donne, quindi il diritto all'aborto, il divorzio, e poi a seguire di tutte le altre categorie tra virgolette minoritarie. Quando insieme a Giuseppe abbiamo pensato al titolo da dare all'evento, abbiamo pensato di chiamarlo Soggettività atopiche ai dintorni della sessualità normativa. Il termine atopico ha un duplice significato. Secondo un
un senso prettamente letterale. Atopico significa privo di luogo, quindi sono quei soggetti che non trovano una collocazione immediata nell'ambito dei ragionamenti che vengono fatti rispetto al tema della sessualità. Ma in ambito clinico, atopico è qualcosa che richiama le allergie, quindi è qualcosa che dà fastidio, vero? Quindi nello stesso tempo sono tematiche che sono di per sé spinose. Con alcuni di voi abbiamo avuto modo di vederci e abbiamo avuto modo anche di sperimentare, no, quanto sia facile parlare di amore e quanto sia stato difficile argomentare sulla sessualità. Allora, questa riprova che a volte ci sono delle tematiche sulle quali nemmeno ci interroghiamo. Perché? Perché rappresentano dei tabù per la nostra società. Eppure l'amore non è altro che un aspetto della sessualità, è una delle dimensioni della sessualità. Quindi capite che focalizzare l'attenzione su questi temi è fondamentale. Ed io lo voglio fare da un approccio che è un approccio un po' insolito, perché è un approccio che mette in discussione le stesse persone omosessuali. In che senso? Se parliamo di omofobia, l'omofobia è ormai un termine che è entrato nel linguaggio comune, è l'odio, l'avversione nei confronti delle persone omosessuali, avversione che si manifesta sotto varie forme, dal semplice epiteto che connota la persona omosessuale come diversa, ahimè ne so qualcosa perché ho vissuto sulla mia pelle pochi giorni fa un attacco omofobo che, nonostante io abbia una certa età, mi ha molto turbato perché è stato inaspettato in un luogo per me ordinario. Ma io vi chiedo di interrogarvi su che cosa significhi quando una persona omosessuale pensa che anche le altre persone omosessuali siano sbagliate, o ancor peggio che ad essere sbagliato è se stesso. L'omofobia interiorizzata altro non è che questo, perché le persone omosessuali non sono state socializzate su un'isola deserta, ma sono state socializzate all'interno di quella stessa società dove l'omosessualità ha sempre assunto una connotazione negativa. Quindi che succede quando una persona che è omosessuale si scopre di esserlo? Lo diceva prima Lavinia Durantini, no? Noi abbiamo un approccio intersezionale. Perché? Perché nell'ambito dei vari ruoli che una persona ricopre ci sono varie caselle che andiamo a riempire. Quindi noi, oltre che persone omosessuali, abbiamo un credo religioso, abbiamo un orientamento politico, abbiamo tutta una serie, una formazione, e talvolta è difficile far conciliare questi aspetti. Quindi supponiamo che una persona sia omosessuale ed integralista di una qualsivoglia religione conservatrice, perché dobbiamo ben comprendere che non è che c'è una religione omofoba e ce ne sono altre che non lo sono, ce ne sono tante che hanno delle connotazioni che classificano l'omosessualità in una chiave, in un'accezione negativa. Che succede alla persona omosessuale che si confronta col proprio orientamento religioso e allo stesso tempo si sente sbagliata? Che succede ad una persona omosessuale che, nel confrontarsi con le persone significative della propria vita, parlo dei genitori, della famiglia di origine, sente una mamma o un papà che, parlando della generica omosessualità della persona X sentita in TV, sente che il proprio genitore esterna delle
degli epiteti negativi, risulta essere violento rispetto a queste persone. Che succede quando una persona omosessuale è attanagliata dal senso di colpa per questo? Perché entrano in gioco anche meccanismi di tipo psicologico, l'idea di sentirsi sbagliato, l'idea di pensare di essere una persona che non ha un luogo, che è priva di un luogo dove poter stare, cioè una persona che non sa come collocarsi. E questo, badate bene, l'omofobia interiorizzata non agisce solo rispetto a se stessi, ma questa dimensione interviene anche in quello che è il rapporto di coppia, perché molte persone omosessuali che non si accettano pensano pure che i rapporti di coppia delle persone omosessuali siano dei rapporti di coppia di serie B, perché ce lo siamo sentiti ripetere tante volte che le nostre relazioni sono semplicemente delle relazioni basate sul sesso, e ciò non è vero. Però chi se lo sente ripetere finisce per autoconvincersi di questo, e spesso nascono dei percorsi quasi obbligati nei quali le persone omosessuali cosa fanno? Pensano di dover seguire un iter, quindi pensano che prima di arrivare alla relazione, ammesso che la riescano a vedere in una proiezione futura della propria vita, pensano che la promiscuità sia l'unica strada percorribile. Anche questo è un atteggiamento che denota, per chi è convinto esclusivamente che sia questa l'unica strada, un problema rispetto alla percezione di se stessi all'interno di un rapporto di coppia, negando la possibilità di poter amare un'altra persona. Quindi le persone che non si accettano dal punto di vista del proprio orientamento sessuale finiscono per vivere una vita che non è la loro, finiscono per fingere di avere la fidanzata di circostanza per accontentare la famiglia, e ciò genera ulteriore frustrazione, perché si finisce per vivere una vita che non è la propria. Allora, perché succede tutto questo? Perché, come ci insegnava Michel Foucault in Sorvegliare e punire, il panottico, che è quel carcere dove c'è al centro la cosiddetta guardiola, no? E tutto intorno si svolge la vita del carcere. Allora, all'interno di quel carcere, le persone che stanno all'interno non andranno mai a comportarsi come realmente vorrebbero comportarsi, perché sanno che c'è sempre un occhio che controlla. Immaginate di essere tutti sul set di Grande Fratello o di un qualunque reality dove ci sono delle telecamere. È di tutta evidenza che nessuno si sentirebbe libero di agire nella totale libertà. Allora, queste rappresentano delle vere e proprie forme di controllo sociale. Lo dicevo in passato ad alcuni di voi, sembrerebbe che le cose oggi siano mutate. Sicuramente rispetto al passato tante cose sono cambiate, ce lo ricordava la professoressa Mocchi. Io sono uno studente di questa università, e quando nel 2001 fondammo Arcigay, io ricordo che le prime due mail che inoltrai qualche anno dopo furono a Donatella Barazzetti, che all'epoca era direttore del centro di Women Studies, e ad Osvaldo Pieroni, che è stato un grandissimo docente di questa università, il quale si occupava di maschilità e di tematiche afferenti alla sociologia dell'ambiente. E da lì è iniziato un percorso di collaborazione con questa università che ha fatto sì che questo spazio che viviamo oggi sia diventato, grazie alle lezioni di tante persone che di queste tematiche si sono occupate, uno spazio di libertà. Aggiungo che fino a qualche anno fa questo era un dato del tutto scontato, ma purtroppo le forze conservatrici riescono ad annidarsi anche
in spazi che un tempo prima nemmeno lontanamente si pensava potessero trovare seguito. Quindi, ritornando al discorso che vi facevo prima, attenzione che la battaglia per i diritti è una battaglia che non si può fermare mai. Sicuramente tanti progressi sono stati fatti, ma dobbiamo essere sempre vigili, dovete essere sempre vigili, perché anche in luoghi dove storicamente non c'era spazio per discorsi legati alla discriminazione, oggi questo può avvenire. Non voglio creare allarmismi, voglio semplicemente darvi la consapevolezza che i risultati ottenuti, e sono stati tanti, vanno sempre vigilati, perché non sono mai scontati. Allora, quando ragioniamo in termini di omofobia, ma il discorso vale per tutte le forme di violenza, perché io ho preso il tema dell'omofobia perché è quello a me vicino, ma lo potrei declinare parlando di qualsiasi altra forma di discriminazione, badate bene che non è vero che i diritti, il mio diritto finisce dove inizia la libertà degli altri, perché la battaglia per i diritti è una guerra continua, dove le posizioni vanno difese con coraggio, con determinazione, e questo onde evitare che le persone non solo possano essere vittime di discriminazione dall'esterno, ma possano percepire se stesse come persone sbagliate. Guardate, il giudizio degli altri può essere anche in parte accettato se arriva da persone che non sono significative nelle nostre vite, ma quando arriva dalle famiglie, quando arriva dalle persone care, o quando questi veti vengono da noi stessi, è veramente dura. Allora la mia speranza è che riusciamo ad avere sempre quella forza di resistere, quella forza di essere noi stessi a tutti i costi. E anche se apparentemente questo talvolta può provocare sofferenza, perché magari un genitore può non accettare determinate situazioni, vi garantisco che nel lungo periodo questo è un sacrificio che vale la pena affrontare oggi per vivere una vita che sia all'insegna della libertà. Grazie. Meglio. Gaetano Fazzari, consigliere nazionale Arcigay. Voglio ricordare anche quanti di voi frequentano la rassegna Cinefrocium, che è organizzata nella nostra università e che vi invito sicuramente a frequentare quando possibile. Trovate sempre tutte le informazioni online e anche un po' dovunque sul ponte. Ci sono tante cose che sul ponte varrebbe la pena di vedere con più tranquillità, e tra queste sono quelle delle rassegne cinematografiche, gli eventi di tipo culturale, questo ci piacerebbe sempre vederne di più. E quindi ringrazio Gaetano per aver dato voce, tra l'altro siamo anche abituati a vederti un po' così, perché molte volte anche compari su YouTube, anche su Facebook, facendo queste tue apparizioni e raccontando notizie di vario colore, che ci piace molto. E quindi lui darà la voce a... Se te ne occupi tu però delle immagini? Ah, o vanno da sole? Vanno da sole, che è quello che... No. Ok.
E allora vi dico come presento Cirrus, per sapere, per farvi capire chi è la persona che in realtà poi i nostri amici avevano pensato, hanno invitato. Professore aggregato presso il Dipartimento Cultura e Società dell'Università degli Studi di Palermo, dove insegna sociologia della devianza e del mutamento sociale, genere, sessualità e violenza negli scenari contemporanei e studi LGBT e teoria queer. È autore di varie pubblicazioni nazionali e internazionali, tra i suoi temi e ambiti di ricerca la teoria della devianza, il rapporto tra maschilità e violenza, la costruzione sociale della sessualità, la prostituzione maschile, la ricerca metodologica applicata alla devianza e al crimine, con particolare riferimento all'analisi etnografica. È stato componente del comitato scientifico della sezione studi di genere dell'Associazione Italiana di Sociologia. Tra i suoi lavori più recenti, Sesso, Sé e Società, Mondadori 2016, Diventare normali, teorie, analisi, applicazioni interazioniste della devianza e del crimine, Milwaukee, Milano 2016. E il suo intervento di oggi è, ripeto, lo leggiamo, quindi c'è come intervento, il ricercatore come Cruiser, inquietudini metodologiche, riflessività e autoetnografia nella ricerca del sex work maschile. Lascio la parola a Cirrus / Gaetano. Il sociologo. Il sociologo come Cruiser, inquietudini metodologiche, riflessività e autoetnografia nella ricerca del sex work maschile. Per Federico Cerminara di Cirrus Rinaldi. Le note riportate, senza alcuna pretesa di esaustività, intendono presentare alcune esperienze etnografiche che sto conducendo tra Napoli e Palermo rispetto al lavoro sessuale maschile con altri maschi. Ho scelto di ridurre al minimo, per quanto sia possibile, un'interpretazione teorica di quanto ho osservato. Più precisamente, ho deciso di non confrontarmi con la letteratura sociologica sul sex work maschile, scegliendo di pensarmi e rappresentarmi, forse in modo ingenuo, come un corpo tra gli altri. Sono tuttavia consapevole di non poter garantire una visione distaccata ed oggettiva. Chi potrebbe farlo? Martedì 7 aprile 2015, giornata primaverile, entro al cinema. Chiedo anche una lattina di birra, un euro, marca tedesca sconosciuta. Sala di proiezione affollata, una ventina di persone, incontro Toti, mi saluta, bacio masculino, appena uno struscio di guancia. Ho visto che i più giovani adesso strofinano tra loro le tempie. Mi accorgo che mentre mi saluta si sta masturbando. È il segno per il vecchio che gli sta accanto, 70 anni circa, un cliente redigente. Si incontrano, contaminandosi, due piani di comunicazione. L'offerta del servizio che sconfina verso il campo dell'interazione quotidiana. Ma in questo caso non vi è nulla di poco appropriato, ci sta. E là, compà, ora sei venuto. Allora Riccardo parlava prima con te? Sì, rispondo. Ora, proprio ora, Trasivo. Tutto a posto, non ti avevo visto. Minchia, non si fa niente. Me la vino da un'ora, ma sto vecchio niente. Mi allontano verso i bagni, sono occupati. L'andirivieni si fa più frenetico. Un tipo nuovo, dinoccolato, barcollante, magrissimo, credo stia sniffando nell'orinatoio. Mi chiede una sigaretta o tabacco. Lo ripeto ad un avventore, non fumo. Torna freneticamente su. Continua a sorseggiare la birra. Il salutista, signor non fumo, 40 anni circa, mi guarda continuamente il pacco. Ho cambiato look. Quando vado in pantalone e maglia rasata, lo sguardo dei clienti mi femminilizza, normalizzandomi come un qualunque altro in cerca di qualcosa. Non si situa nello spazio disgustoso di colui verso cui provare piacere e ribrezzo. Non mi posiziona come maschio utilizzabile e pericoloso. Modalità curiosa attraverso la quale un maschio riesce a diventare oggetto dello sguardo di maschi altri. Ho messo dei jeans aderenti, mi sento un po' un cotechino. Pronunciano il sesso. Ho lasciato la barba incolta, i baffi più evidenziati, una felpa trash e un giubbotto corto. Il gioco è fatto, una sorta di scapezzacollo attempato. I bagni del cinema hanno questo effetto, risuonano i mugoli degli orgasmi dei film in proiezione e allo stesso modo si amplificano i corpi sino a diventare rarefatti, ingenui, persino da proteggere.
è proprio per questo pericolosissimi, perché riescono a fare tenerezza. Lo hai visto quello su di Marcatoti appena sceso? Ti do un euro, ma me la fai toccare e ti do un euro, ma sono cose da dire? Toti avverte il deprezzamento, ipotizzo, della sua maschilità. Se proprio deve farsi fare un pompino da un frocio, almeno deve essere pagato bene. Però quando Saluzzo lo prende per il culo e lo chiama puttana, pulla o sua minchia, perché ha appena preso dei soldi, ci viene a dire che non si prostituisce, ma che le checche vogliono solo il cazzo e lui approfitta della situazione. Che si tratti di un doppio standard anche per la maschilità, mi spiego meglio. Se sei maschio non fai certe cose, ma se proprio devi farle devi essere valorizzato, altrimenti diventi una pulla, una femmina. Io l'ho chiesto agli altri, ma che male ci sarebbe? Non state facendo tutti le pullazze? No, mi rispondono, continuano a passarsi la canna. Toti non ha sigarette, gli offro del tabacco, le cartine e il filtro. Quando c'è Riccardo fumo sempre quello. Signor, non fumo? Mi chiede quante sigarette riesco a fare con un pacchetto di tabacco da 30 grammi. Gli rispondo che dipende da quanto tabacco uso, dal tipo di filtro, medium, small, ultra slim. Toti. A farli fini non me la filo, sono abituato con i cartini grossi. Fumo tabacco buono, ho comprato quell'MS, costa poco, ma non si può fumare, minchia catarro. Stavo morendo, metto 2 ore in più e fumo meglio. E un pacco di sigarette da stamattina già mi finivo verso le 3. Un pacco da 20, vabbè, a te che ti conosco ti offro sigarette. Qualche 5 ne ho già offerte, scende il secco. Toti, minchia, si porta i parenti pure, suo cugino, tutto in famiglia. Non lo conosco, è la quinta volta che vengo qui. Non ti perdi niente, io vengo qui 2 volte a settimana per buscarsi quei 25-30 euro al giorno. All'inizio, 3 anni fa, guadagnavo 50 euro al giorno, già inizio giornata. A mezzogiorno già prendevo il reo e tornavo a casa. Ora finirono sti tempi, si fanno certe volte, ma è raro. Lo hai capito quello di prima? Ti do 1 euro, mi disse, ma... Da ricco, da mino, da tocco, ma che dici? Io ho speso 15 euro per venire qui, 7 per il treno, per scendere e per il biglietto. Ma come si ragiona? Dove stiamo arrivando? Ma poi come si ragiona che puoi giocare un... Ma poi come si ragiona che puoi giocare un poco? Dai 10 euro. Se vuoi Catisburgo mi dai 20 euro. Non è che puoi farmi una pompa, poi per ricaricarmi devo stancarmi un po'. Ma è sempre stato così. Da quando vengo sì, si avvicina Saluzzo, esce da un bagno, era con un cliente, si accorge che lo abbiamo visto. Ciao, faccia di minchia. Accura, levati di mezzo, minchia, accura, testa di minchia, Toti, te lo sbatto in faccia. Il linguaggio goliardico e il gioco sporco tra loro ha tutta una funzione socializzativa e persino con finalità di neutralizzazione. Devono mostrarsi duri, altrimenti potrebbero essere inquinati dalla frequentazione e dalla sessualità che mettono in atto con i froci e mostrare ad ogni eventuale pubblico potenziale di controllarsi in termini emotivi. A maggior ragione, se si confrontano con me, talvolta mi scambiano per Guardone, altre per Marchettaro Sfigato o con gli altri membri del gruppo di riferimento. Giocare a rincaro, confrontarsi e sperarsi in abilità linguistiche pernicolari e facendo ricorso al linguaggio sessualizzato alla battuta di derisione serve per concentrarsi su 2 argomenti principali, il sesso e l'aggressività. Da un lato devono mostrarsi di essere in grado di controllare la situazione, di presentarsi come chi, l'attivo, è capace di subordinare gli altri maschi in modo da rafforzare il suo status ed acquisire credito agli occhi degli altri colleghi e dei clienti potenziali. Si prendono in giro reciprocamente e si impressionano a vicenda, temerari, sfrontati. In un contesto che per gli altri soggetti, i vari clienti, di età e status più elevati, i picciotti danno forma a un'identità pubblica, delle identità pubbliche, delle vere e proprie persone sexuales, dalle caratteristiche specifiche, individuabili, con un ruolo e prestazioni che devono essere individuate senza mediazioni dal cliente potenziale. Si avvicina un tipo, dice di essere per un colloquio di lavoro a Palermo e di venire da Napoli, guarda intensamente me e Saluzzo e si avvicina a fumare con noi, iniziamo a parlare di musica napoletana. Sì, però il grande re è lui. Chi? Vittorio Emanuele? Ma non sei napoletano, lo devi sapere chi è il re. Mario Merola, il re. Ah sì, già, Merola. Saluzzo si lamenta dei tipi che lo osservano e non vogliono uscire i soldi. Si lamenta del fatto che sta da molto tempo ad aspettare, dice da circa 3 ore. Inizia tra noi una sorta di complicità che lo porta a considerarmi un collega. Mi costruisce così e mi va bene. Saluzzo aspetta di raccimolare 40 euro perché deve andare in via B a comprare un paio di jeans troppo belli, compà. È una felpa e un paio di Nike, anche fasulle. Non gli interessa vestirsi griffato, ma vuole abiti nuovi per uscire solo il sabato e la domenica, non per usarli tutta la settimana. Poi mi vedi appena vengo qui, minchia, troppo figo. Proprio qui devi venire elegante, ma perché non te ne vai in discoteca, commenta Toti. Gli sono arrivati i soldi e dice di averli spesi tutti quanti.
dice di aver conosciuto un sacco di altri ragazzi di Palermo e pochi di paese. Un barrino senza soldi, mista ogni canta. Non chiedo come gli altri 20 euro, massimo 10, 15. Va bagnando per i bagni, come un venditore ambulante, tra goliardia e sfrontatezza. Ci sono 5 tipi che vanno avanti e indietro, sono stupiti ma anche attratti. Anche un po' impauriti, lui intanto si rola un'altra canna. Rashid gli ha detto che sono sporchi, che controllano chi fa cosa nei bagni, se uno è attivo e se l'altro è passivo. Spesso è difficile starci, cerchi di farlo alzare ma non si alza. Ogni volta che ci vado potevo cercare di più le ragazze. E poi, la cosa più difficile è entrare e uscire dal cinema. Da un mondo entri in un altro. Forse per me è più facile. Rashid ha una compagna, Todi è Saruzzo pure, ma Todi dorme però in stazione. Anche Salita ha dormito nei vagoni abbandonati. Mi ha detto giusto ieri che sono in pessime condizioni e che la gente ci dorme, ci piscia e ci caga. Mi sto chiedendo da tempo se non siamo tutti e tutte implicati in un'economia simbolica degli sguardi. Uno un tempo, Lorenzo, mi ha chiesto se l'avevo grosso, normale, se era duro il pene e che con me si trovava bene perché non puzzavo. Lorenzo mi costruisce come potenziale partner della transazione economica, posizionandomi all'interno di una stratificazione estetica ed erotica in cui occupo un'alta rendita di status basata su caratteri egemonici. Sono bianco, maschile, sembro in forma, sono pulito, profumo, non sono vecchio, conosco la sua lingua, sono passabile. Queste caratteristiche mi rendono ai suoi occhi un partner potenziale, qualcuno che non sembrerebbe voler essere pagato. Non esprimo la vulnerabilità disgustosa e attrattiva di un marocchino. Qui l'interrogativo da porsi è se Lorenzo mi costruisce come desiderabile per le ragioni prima indicate e ancora di più come potenziale partner di sesso impersonale piuttosto che da marchettaro. Il che farebbe pensare che il marchettaro ha delle caratteristiche che si costruiscono attraverso elementi relazionali, visuali e sensoriali. L'aspetto è il profumo, come nel caso dell'estratto delle mie note etnografiche. Abdul, infatti, 24 anni, ex marchettaro, mi ha chiesto se avessi mai sentito l'odore del cinema, dei bagni, non si riesce a dimenticare. Lorenzo non può pagarmi una cifra bassa, così come ha fatto per un marocchino qualunque. Si imbarazza se pensa di deprezzarmi, oppure lo scambio è più egualitario e non può utilizzare alcuna egemonia, o ancora se mi percepisce come soggetto alla pari, perché crede io sia disponibile al rapporto impersonale, o ha tutta l'intenzione di risparmiare. Rashid mi porta una birra. Il gesto è inusuale, ha finito il turno, lo invito a prenderne un'altra, ma fuori dal cinema. Ok, però nel pub più accanto, esco prima io, controllo che movimento c'è per strada e tu mi segui, subito a destra. Fatto. Ci sediamo sul poltrone di Attan, c'è ancora luce, lui mi parla di couscous e io della variante sicura con il pesce. Lo prendo per il culo come faccio mentre è al lavoro, bonariamente, con curiosità. Il cinema sembra lontano mille miglia, a me sembra la pausa pranzo. La lettura, il titolo del testo ci fa capire esattamente cosa abbiamo ascoltato. Ti ringrazio molto Gaetano perché l'hai letto molto bene e in realtà credo che poi ci dirà, perché vedrà questa registrazione, ci ha chiesto di anche di poterla vedere, quindi ci dirà anche, darà anche una sua impressione. Ecco una cosa che quindi in realtà l'invito è aperto perché da quello che ho capito, infatti come avete visto questo intervento è dedicato a Federico e quindi molto probabilmente è un dialogo che continuerà, io lo spero. Interessante questa prospettiva, no? Su una tematica che è molto delicata, sicuramente molto delicata, quella del sex work maschile. Noi avevamo pensato anche, in realtà nel programma c'era anche la presentazione del libro di Cyrus Rinaldi, quindi che evidentemente per il momento non potrà esserci così come credo sia stata immaginata, ma forse una serie di tematiche che sono venute fuori anche da questo intervento possono essere comprese attraverso
le due persone che poi avrebbero dovuto guidare anche proprio la presentazione del gruppo. Quindi lasciamo questo magari alla terza parte del nostro incontro, perché adesso voglio lasciare la parola a Giuseppe Capalbo, poi parleremo un po' anche della questione legata ai queer studies usando il testo di Cyrus Rinaldi, magari ci risponderà in qualche modo, vedremo in che modo, e poi ci sarà l'ultima parte, quella legata al lavoro che hanno fatto alcuni studenti dei nostri corsi, perché hanno avuto un incontro molto prolifico, devo dire, con Federico Cerminara durante le mie lezioni, e ognuno di loro ha lavorato su una serie di parole chiave e gli è stato chiesto di poter realizzare un disegno, una rappresentazione di qualsiasi tipo, che poi credo abbia preso forma di disegno, e gli è stato chiesto a loro anche di scrivere una didascalia a questi disegni, queste rappresentazioni, per poi presentarle oggi. Quindi continueremo a parlare di queste parole chiave, evidentemente, tra cui anche qui, lo immagino. E lascio la parola a Giuseppe Capalbo, che presento, dottorando di ricerca e letterature di lingua inglese presso il Dipartimento di Lingua e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Verona. Nel 2019 ha conseguito con lode la laurea magistrale in lingua e letterature moderne presso l'Università della Calabria, dove tuttora collabora in qualità di cultore della materia sotto la guida della professoressa Bruna Mancini. Dal 2017 ad oggi ha partecipato in qualità di relatore e moderatore a convegni nazionali e internazionali incentrati sulla rappresentazione del corpo, della malattia, del trauma e della diaspora. E il titolo del tuo intervento è, vediamo il titolo, magari me lo leggi tu, perché da qui è veramente un po' difficile. Tu arrivi qui? Sì, sì. Ok, dici anche il titolo e ti ringrazio per tutto questo lavoro, ragazzi, veramente ti ringrazio. Volevo solo dire che in realtà è il Deus ex machina di questo evento, quindi l'applauso bello, forte e meritato. Rimarrà con noi nel corso del mio intervento e alla fine dialogherà insieme a noi. Grazie Jonathan. Grazie a voi, sia.
Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Prima di presentare la comunicazione vorrei esprimere la mia profonda emozione nell'essere qui oggi nella mia alma mater per questa giornata di studio organizzata insieme a Federico Cerminare e alla professoressa Bruna Mancini. Devo un sentito grazie al nostro ospite Ciro Strinaldi, che ha fatto in modo di essere qui anche con modalità differente dalla presenza frontale. A Federico, perché è stato ed è un piacere lavorare insieme a lui e imparare dalla sua ricchissima esperienza nell'ambito degli studi queer. In particolare ringrazio la professoressa Mancini, che segue i miei studi e le mie ricerche ormai da tempo. Detto ciò, come potete vedere, il titolo del mio intervento è Illness Flashes Out an Identity, note sulla stigmatizzazione del corpo queer affetto da HIV/AIDS. Vediamo subito. Illness Flashes Out an Identity, la malattia modella, da forma, definisce un'identità, è un'espressione che per chi si occupa di gender studies, queer studies, medical humanities, risulterà familiare. È una citazione tratta da un saggio di Susan Sontag, pubblicato nel 1989, AIDS and its metaphors, l'AIDS e le sue metafore. Secondo la studiosa americana, l'identità, la malattia è uno dei tratti che determina l'identità dell'individuo, quasi come se alle categorie di class, race, gender individuate da Raymond Williams si dovesse aggiungere un quarto parametro, ovvero la malattia. Sontag dichiara che nella maggior parte dei casi, quando si parla di HIV/AIDS, si individua la persona sieropositiva come appartenente a un gruppo a rischio, una comunità di paria, di reietti, di subalterni. Per intenderci, lo status di sieropositività è direttamente connesso a pratiche giudicate immorali, come l'omosessualità o l'uso di droghe. Questo tipo di associazione trova una perfetta esemplificazione in una serie televisiva contemporanea dal titolo Pose, di cui vi propongo un breve estratto in inglese seguito dalla traduzione italiana. Ah, se non si sente andiamo avanti ugualmente, non ci sono problemi. Vediamo. Anche andando sulla... Allora, vediamo subito. Proviamo a far così. Sono accesa. Non va. Allora, va benissimo, non ci sono problemi perché abbiamo la trascrizione di quello che mi interessa subito dopo. Il personaggio al centro della scena, Damon, viene allontanato da casa in quanto omosessuale. La madre dichiara: come hai potuto tradirmi in questo modo? Sono andata contro tuo padre, ho incoraggiato la tua creatività e tu porti queste schifezze in casa mia. Lo sai che la Bibbia condanna l'omosessualità e di sicuro Dio ti punirà facendoti ammalare. Per motivi squisitamente linguistici ho deciso di proporre il video nella lingua di partenza. Avevo deciso di proporre il video nella lingua di partenza in inglese. Infatti, sia la produzione che la sottotitolazione italiana dei dialoghi a cura di Netflix eliminano un passaggio fondamentale del testo. Dio ti punirà facendoti ammalare è nettamente differente da God will punish you by giving you that disease. Nella lingua di partenza, grazie alla presenza di that, non si parla di una qualsiasi malattia, ma di una condizione specifica caratterizzante tanto gli anni 80 del Novecento quanto la nostra contemporaneità, HIV/AIDS. Pertanto, siamo dinanzi da una parte all'indicibilità di HIV/AIDS. Vediamo. Pertanto siamo dinanzi da una parte all'indicibilità di HIV/AIDS e dall'altra a uno stato di prestigmatizzazione, appropriandomi di ciò che Judy Butler ha affermato in una delle sue più recenti pubblicazioni. Quello di Damon è un corpo tra gli altri, ma anche un corpo che da questi altri dipende nel processo di ricezione e donazione della forma.
In altri termini, una volta individuata l'identità di genere del protagonista, è la società che caratterizza il suo corpo come ricettacolo di malattia. Qui mi trovo assolutamente d'accordo con quanto scrive Ciro Scrinaldi nell'introduzione a Outsider Sessuali. Il concetto di devianza sessuale è carico di eccessi di significazione e connotazioni mediche. Questi eccessi di significazione contribuiscono allo sviluppo di un senso di vulnerabilità nel soggetto atopico. Un concetto, quello di vulnerabilità, presente sia in Bauman che in Judith Butler, soprattutto dal 2015 in avanti. Butler, in particolare, partendo dalle condizioni infrastrutturali a cui un corpo è soggetto, afferma: non possiamo parlare di un corpo senza sapere ciò che supporta quel corpo e quale relazione esso possa esserci con o senza quel supporto. Esiste allora un nesso tra i concetti di corpo e vulnerabilità, dal momento che l'esposizione di un corpo attraverso atti performativi, e qui torniamo alla teoria butleriana degli anni 90, determina il suo livello di vulnerabilità. Ma non è tutto. Nelle parole di Butler è implicito un riferimento alla spazialità. Si intesse quindi un filo magico tra i concetti di corpo, vulnerabilità e spazialità. Infatti, il livello di vulnerabilità di un corpo è ulteriormente influenzato dallo spazio in cui l'attante opera. Avrei voluto ritornare su Pose per una scena particolarmente interessante in cui si descrive il rapporto tra un medico, una dottoressa e una paziente transgender, ma ovviamente non abbiamo il modo di vedere questo video, non ci sono problemi. In ospedale questa dottoressa nomina HIV, AIDS senza alcun filtro e o edulcorazione, innalzando il livello di vulnerabilità nella paziente transgender, la quale, tra le altre cose, ha la pelle nera. Si tratta di un dato rilevante dal momento che gli studi condotti dall'epidemiologo Carlos Cáceres dal 2002 in avanti dimostrano come le persone queer non occidentali e di pelle non bianca siano più vulnerabili nei contesti di diagnosi e cura della malattia. Un'intuizione, quella di Cáceres, che in ambito umanistico trova corrispondenza negli studi di Lorenzo Bernini, cito: fin dalla sua comparsa, del resto, la malattia si è facilmente prestata a strumentalizzazioni discriminatorie. Basti ricordare che dal 1981, quando viene diagnosticato il primo caso, al 1982, quando viene coniato l'acronimo AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti la chiamano the 4H disease, la malattia 4H, dall'iniziale comune alle quattro comunità principalmente colpite: hemophiliacs, heroin users, Asian, homosexuals. Allora, così come teorizzato da Sontag, esiste una forte relazione osmotica tra la malattia e l'alterità. Eppure, secondo Butler, una fase di resilienza accompagna spesso la vulnerabilità dell'individuo. Attenzione, Butler parla di resilienza e non di resistenza per un motivo ben preciso. Resistenza significa opporsi a qualcosa, qualcuno, qualcuna. Resilienza è la capacità di un materiale o di una persona di assorbire uno shock e o adattarsi ad una nuova situazione. A questo punto, la domanda che anima il mio contributo è la seguente: esistono delle strategie di resilienza per far fronte alla vulnerabilità e alla stigmatizzazione del corpo affetto da HIV-AIDS? Da studente di letteratura proverò a proporre un'esemplificazione di matrice dichiaratamente letteraria. Dorian, un'imitazione. Questo romanzo dello scrittore britannico Will Self è una riscrittura basata su Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Utilizzando la terminologia genettiana, si tratta di un ipertesto che sviluppa la traccia omoerotica dell'ipotesto, rendendo liberamente queer l'intera trama. Attenzione, liberamente queer non vuol dire però che queer sia un significante completamente vuoto o aperto a qualsiasi significazione. Il romanzo è ambientato nella Londra degli anni 80 del Novecento, un momento in cui la metropoli rappresentava, secondo lo studioso Matt Holbrook,
un invitante spazio di affermazione per gli uomini e le donne queer. Infatti, sin dall'inizio, il protagonista Dorian Gray è un ragazzo appartenente a una generazione nuova di zecca, la prima generazione gay, capace di uscire dall'ombra. La traduzione italiana è di Nicoletta Valorani per Mondadori. Bene, Will Self in Dorian, un'imitazione, descrive una serie di colpi vulnerabili. In altri termini, colpi negativamente marchiati sia dal genere che dalla malattia. Nella mia lettura, dopo una prima fase di ancoraggio ai cosiddetti eccessi di significazione, Will Self pare redimere e fortificare questi corpi. Ovviamente, in una simile prospettiva, il corpo non è più concepito come uno strumento passivo di platonica memoria, ma come il luogo principale attraverso cui una persona performa, mette in scena la sua identità, diventando vulnerabile prima e resiliente dopo. Innanzitutto, i personaggi del romanzo wildiano subiscono un'evidente mutazione di genere. Per intenderci, il pittore Basil Hallward è dichiaratamente omosessuale. Henry Wotton è un uomo gender non conforming, seppur sposato. Dorian Gray non rientra né in un sistema eteronormativo né omonormativo. Cito: senza alcun rispetto per l'età, il genere, la razza e l'orientamento sessuale, Dorian Gray si deliziava nel sedurli. E se nel frattempo riusciva anche a rovinarli, tanto meglio. Il narratore ci presenta Dorian attraverso la descrizione del suo corpo apparentemente perfetto. Dico apparentemente perché conosciamo bene la vera natura di Dorian, esteriormente impeccabile, interiormente, tramite l'opera creata da Basil Hallward, ricettacolo di malattia e vecchiaia. In questa riscrittura però il dipinto dell'ipotesto wildiano è stato risostituito da una serie di nove monitor, chiamati Cathode Narcissus, che trasmettono l'immagine del giovane. Come conseguenza della sua dipendenza dalla droga e dal sesso non protetto, Dorian è affetto da HIV-AIDS. Il crollo del sistema immunitario rende il suo corpo vulnerabile a una serie di infezioni. Cito: al posto del Dorian immutato che stava di fronte a Buzz, c'era il Dorian che Buzz da anni ormai sospettava che avrebbe dovuto esserci. Una figura angosciata, col viso, il collo e le mani coperte di capoli, la bocca umida di bile, gli occhi torturati dalla morte e dalla follia, la zucca pelata invasa di un vile fungo. C'erano nove di queste tavole animate di patologia. La soggettività atopica di Dorian, così come Damon in Pose, è direttamente connessa alla sieropositività. In linea con quanto teorizzato da Butler e Undoing Gender, la vita richiede una serie di sheltering norms, di norme che trasmettono sicurezza. E collocarsi al di fuori di queste norme significa rientrare in un gruppo a rischio come la comunità LGBTQ+, segnata dalla promiscuità e dalla malattia. La seconda parte del romanzo presenta un titolo evocativo, Trasmissione. Dopo una prima parte incentrata sull'invasione del solo corpo di Dorian, HIV-AIDS, descritti come The Incendiary Disease, il virus incendiario, colpiscono ogni singolo personaggio non conforme. Cito: ma non capisci, Henry? Io sono HIV positivo, tu sei HIV positivo, ho sentito che anche Alan Campbell è HIV positivo, non so niente di Dorian Gray, ma sono quasi certo che di sapere quando e da chi siamo stati infettati. Ciò conferma la riflessione di Sontag sulla duplice genealogia metaforica dell'AIDS. Come microprocesso, l'AIDS è descritto come un'invasione, alla pari del cancro. Quando l'attenzione ricade sulla trasmissione, si parla di inquinamento, di peste, di incendio per l'appunto. Ciò che mi interessa ai fini di un discorso sulle strategie di resilienza è l'epilogo del romanzo. Nell'epilogo, spoiler, scopriamo che tutto ciò che abbiamo letto non è altro che una finzione. Un romanzo scritto da uno dei protagonisti del romanzo stesso, Henry Wotton. Pertanto nessuno dei protagonisti ha mai contratto HIV-AIDS. L'unico elemento che funge da realtà, da ponte tra realtà e finzione, è l'opera d'arte che ritrae il corpo di Dorian. Esso diventa lo strumento attraverso cui affermarsi come soggettività atopiche, mettendo da parte lo stigma della malattia. Cito: Dorian voleva che il lavoro di Buzz diventasse sinonimo di bellezza maschile alla fine del XX secolo. La bellezza maschile
è un nuovo orgoglio maturo nell'identità omosessuale, non un orgoglio basato sull'identificazione militante con una sottoclasse o una minoranza etnica perseguitata, ma il vero orgoglio che derivava dall'assumersi la responsabilità per un'intera epoca, quando per la prima volta uomini gay e donne lesbiche assumevano apertamente posizioni di potere. Per questa ragione il corpo in cui il self è un potente strumento di costruzione, decostruzione e resilienza. Inizialmente attraverso il corpo di Dorian assistiamo alla stigmatizzazione del non normativo, quello stesso corpo nell'epilogo sovverte ogni singolo stereotipo diventando rappresentante di una nuova, orgogliosa identità omosessuale. Così facendo, in linea con quanto teorizzato da Butler, l'autore dimostra che la deregolamentazione e la sovversione di dati regimi di potere avviene attraverso la resistenza del corpo. Resistenza che a questo punto potremmo chiamare resilienza. Mi piacerebbe chiudere questo intervento con un finale aperto e per certi versi estemporaneo. Ecco la copertina di Febbre di Jonathan Barsi. Jonathan nasce, come dicevo, nel 1985 e cresce a Rozzano, estrema periferia sud di Milano. Nel 2016 risulta positivo al test per l'HIV e nel 2019 decide di raccontare, senza mezzi termini, la sua storia in un romanzo. Un romanzo che il 9 dicembre 2019 ottiene il titolo di romanzo dell'anno da parte del programma radiofonico Fahrenheit di Radio 3. Inizialmente Bazzi descrive il suo corpo affetto da HIV facendo esplicito riferimento a quell'eccesso di significazione che rende vulnerabili e che rappresenta il filo conduttore di questo contributo. Cito: sono carne vulnerabile, infestata, sono un contenitore di sangue impuro, alterato per sempre. Un ammasso di organi e vene e cavità in cui virus molto famosi possono rintanarsi e moltiplicarsi in silenzio, senza che io me ne renda conto. Sembra quasi di rileggere le parole utilizzate da Winstead per descrivere gli effetti del virus sul corpo di Dorian Gray. Per ripercorrere la sua storia, Bazzi analizza il rapporto medico-paziente nell'ottenimento della diagnosi da HIV. Prendiamo in esame questo brano. Il prete medico sa, il virus parla, è pettegolo. Incontro questo dottore, con l'aria da sacerdote, e immediatamente lui conosce un sacco di cose. Vengo ricondotto a una comunità, a una storia, a una casistica. Il virus dell'HIV conferma che sei gay e che hai fatto sesso. Magari troppo, in modo promiscuo. Vabbè, mica solo i frocci. Ma nell'immaginario comune è quello che conta. Il brano appena citato sottolinea e problematizza da una prospettiva squisitamente medical humanities la mancanza di empatia nel rapporto medico-paziente. Una mancanza di empatia che si colloca nel corso del romanzo su entrambe le accezioni indicate da Maria Giulia Marini. Empatia cognitiva, ovvero la comprensione del punto di vista dell'altra persona, empatia affettiva, ovvero la comprensione dei sentimenti delle altre persone. Ciò determina una demonizzazione, una deumanizzazione del soggetto nel contesto di diagnosi. Bazzi però, nella mia lettura, rappresenta il soggetto atopico e resiliente per eccellenza, dal momento che tramite la scrittura egli è in grado di descrivere il virus senza alcuna edulcorazione, è in grado di proporre un testo in cui il lettore e o la lettrice possono osservare HIV, AIDS senza alcun infondato pregiudizio o collegamento con l'omosessualità. Cito: quindi tocca a me, lo capisco in fretta, devo essere io, il malato, il paziente, il figlio fuori controllo, l'amica qui è andata male, a raccontare come si è stata quest'altra parte, a dare un segno, a dimostrare che si può dire ho l'HIV senza mettersi a piangere, senza disseminare terrore. Informo gli altri per rendere questa notizia più vera, perché va fatto, non per essere rassicurato. Chiarisco, calmo magoni incipienti, faccio il punto della situazione, aggiorno uno scenario, un immaginario fermo agli anni 80.
oltre alla chiara matrice militante di questo Lacerto, ci tengo a sottolineare, e chiudo, l'espressione a raccontare come si sta da quest'altra parte. Essa rimanda implicitamente alla metafora della cosiddetta doppia cittadinanza proposta da Sontag in Illness as Metaphor, la malattia come metafora. Secondo Sontag, ogni persona nasce con una doppia cittadinanza, nel regno del benessere e nel regno della malattia. Per quanto possa piacerci utilizzare esclusivamente il passaporto buono, prima o poi ognuno e ognuna di noi è obbligato, obbligata, almeno per un po', a identificarsi come cittadino o cittadina dell'altro regno. Ecco, Bazzi supera la soglia, entra nell'altro regno consapevolmente e ci dimostra come ha affermato in una sua recente riflessione che le identità si sommano, si affiancano, generano nuove combinazioni, le partizioni, noi, loro, sono antichissimi meccanismi di difesa, sterili, noiosi. Nessuna contaminazione è sbagliata, è sempre, sempre possibile una riscrittura. Nel chiudere il mio intervento lascio la parola a Jonathan stesso, che dovrebbe essere appunto in collegamento con noi, tramite Skype, e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco Jonathan, allora io vorrei lasciarti la parola in maniera molto libera. Per adesso ti stanno vedendo, ecco, sei sullo schermo. Ti lascio la parola e puoi esprimere liberamente il tuo pensiero. Vorrei che partissi, se ti fa piacere, da una riflessione sulle questioni identitarie attraverso questi concetti di vulnerabilità e resilienza. Poi ovviamente vediamo come va la discussione, se ci sono domande, va bene? Sì, certo, mi sentite? Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Grazie e benvenuto. Grazie a voi, mi fa davvero moltissimo piacere. Dunque, io mi ricollego inevitabilmente a... Che succede? Ok. Siamo. No, mi ricollego inevitabilmente al mio libro, e quindi a Febbre e all'esperienza testimoniata della voce narrante, che poi appunto il protagonista di questo libro porta il mio nome, e ha la storia appunto che si racconta ha moltissimo in comune con la mia storia, anche se io sempre mi interessa sottolineare che si tratta di un romanzo, perché per me si tratta di un oggetto estetico, e perché inevitabilmente nel passaggio dalla vita alla pagina sono necessarie e anche auspicabili una serie di operazioni appunto letterarie. E quindi tornando alla questione delle strategie di resilienza, diciamo che la strategia di resilienza, anche testimoniata poi dalla copertina del libro, è quella dell'esposizione o dell'autoesposizione, e quindi del rifiuto in qualche modo di trattare, di maneggiare la vulnerabilità attraverso la via, la strada del nascondimento o del rifiuto, dell'allontanamento da sé. Quindi quello che la voce narrante racconta, quello che poi anche io ho fatto nella mia vita già nel 2016, perché io nel 2016 pubblicai un articolo che uscì su gay.it quando ero in redazione lì, e in cui, che fu appunto il mio primo coming out, diciamo. E quindi la strada che invece ho scelto io è quella dell'assunzione pubblica, dell'assunzione, se vogliamo, anche per qualcuno plateale. I motivi di questa assunzione sono,
sono molti, sono il fatto di aver sperimentato quando stavo dall'altra parte, cioè quando non sapevo o non ero, ero positivo, ho sperimentato anche, ahimè, la, come questa informazione quando riguarda qualcuno, conoscenti o amici, circola anche all'interno della comunità LGBT, della comunità gay, maschile soprattutto, che è quella che ho, a cui appartengo e che ho conosciuto di più io, quindi anche diciamo con tutta una serie di meccanismi di dicerie, pettegolezze, in parlare alle spalle, che volevo evitare, quindi questo puntare un faro mi sembrava il modo migliore appunto per impadronirmi, per essere più al comando della situazione. Poi vengo a come intendo io il concetto di resilienza e come anche lo intende la voce narrante di Fembre. Una cosa da premettere è che in questo libro, cioè, questo libro ha una struttura a capitoli alternati in cui al racconto, al resoconto dei primi sei mesi del 2016 in cui appunto mi è arrivata questa febbre che non è più andata via, è durata un mese e mezzo, fino a poi diventare una diagnosi appunto da HIV e anche tutto ciò che ne è conseguito, appunto i capitoli sono alternati, c'è questa ricostruzione e invece poi nei capitoli diciamo pari, perché nei capitoli dispari, dal 1, 3, 5 c'è questa precondizione appunto del 2016, della febbre e della diabete, nei capitoli pari c'è questa invece c'è il racconto del luogo in cui io sono cresciuto, della mia infanzia e dell'adolescenza vissute in quel posto, che è appunto Rozzano, un paese della periferia sud di Milano, quasi totalmente di case popolari. Io sono cresciuto tra alcune di quelle case, alcune di quegli appartamenti di case popolari, quelle dei miei genitori e poi soprattutto quelle dei miei nonni, perché la mia famiglia, diciamo, nucleare si è dissolta molto velocemente. E quindi ecco, torno alla questione della resilienza, il modo in cui la intendo e la intendo anche la luce narrante del libro è soprattutto una volontà, una capacità di restare fedele alla propria natura e ai propri interessi. Questo proprio in riferimento anche al bambino di cui si parla nel libro. Io ho dedicato il libro ai bambini invisibili, perché io sento di essere appartenuto, diciamo, a questa schiera dei bambini invisibili che non vengono visti e che non vengono visti nelle loro esigenze da bambini, che vengono costretti ad attraversare situazioni e scenari non a formato, non a misura di bambino. E quindi appunto il, diciamo che la dote di resilienza che mi riconosco e che riconosco poi la protagonista di questo libro è secondo me soprattutto questa, cioè il fatto di nonostante tutto restare fedele alla propria natura e ai propri interessi, con la fortuna probabilmente che i miei interessi, che erano in quel posto assolutamente diciamo con dei tratti disfunzionali, di grande violenza, aggressività e anche delinquenza, malavita, i miei interessi da piccolo erano insomma i libri, la cultura, le storie, eccetera. E la fortuna, dicevo, di avere degli interessi che dal punto di vista culturale sono alchemici, trasformativi. E cioè, che sanno cambiare le cose. Uno potrebbe avere degli interessi diversi che sono comunque in grado magari di portarlo via, di allontanarlo, di salvarlo in qualche modo da certe situazioni, ma non con lo stesso grado, con lo stesso livello di trasformabilità. Quindi appunto l'interesse già infantile, per
voce, per le parole, per la scrittura, per il pensiero e la riflessione è secondo me un po' il filo conduttore e anche ciò che accomuna le due parti, cioè quella su Rozzano e quella sulla Tribù. E credo che in Febbre il tema della resilienza venga praticato e incarnato in questo passaggio che ho voluto, che ho cercato di compiere, da un da una narrazione e da una etichetta, da un'identità impersonale in qualche modo, cioè l'aver scoperto di essere più positivo con questo meccanismo livellante, appiattente, che mi avrebbe confinato nel recinto e appunto nella zona delle identità vergognose e che non arrivano ad autoraccontarsi, autorappresentarsi, appunto questo passaggio che ho voluto cercare di compiere verso invece una dimensione propriamente personale, quindi parlarne pubblicamente, non per restare fermo lì, possibilmente, quindi non per limitarmi a dire sono sieropositivo, ma per cercare di volta in volta anche di intrecciare questo elemento della mia identità, che dal mio punto di vista è poco rappresentativo di quello che sono, perché non l'ho scelto, non è una mia passione essere sieropositivo, la possibilità di intrecciarlo ad esempio appunto con la mia storia, le vicende della mia famiglia, i miei interessi e le cose che mi stanno a cuore. E quindi diciamo che contro lo stigma, che è una dimensione appiattente e livellante, tendenzialmente cancella tutte le altre caratteristiche a favore poi di quell'unica che viene bersagliata e presa di mira, ho cercato di rivendicare la precisione anche attraverso le parole e la descrizione letteraria di uno sguardo e di un'esperienza che è poi quella che è stata la mia. E un'altra cosa, un ultimo, cioè soprattutto se ci sono delle domande sono ben felice di rispondere, un altro senso, un altro modo di intendere la resilienza alla luce, diciamo, di questo mio lavoro è stato quello dell'uso in qualche modo di una eredità, frutto anche di un'appartenenza sofferta e complicata. Cioè sono cresciuto in quel posto nel quale mi sono sentito qualcosa estraneo, o anche un cittadino e un piccolo cittadino illegittimo della sua comunità, perché i miei interessi appunto non erano visti, compresi, o anzi erano presi in mira. E io però in qualche modo forse ho riflettuto su questa cosa, che forse c'è un legame tra il modo in cui io ho scelto di assumere e di, diciamo, accettare questa nuova condizione, appunto quella di persona seropositiva, c'è un legame tra questa mia reazione, quella del coming out, della piena visibilità, e invece tutta la mia storia passata, perché probabilmente io sin da quando ero molto piccolo mi sono abituato in modo appunto molto precoce a non dar credito ai giudizi delle persone attorno a me. Mi sono abituato a pensare che le persone possono credere cose sbagliate, ed è stato naturale, ed è stata una questione di sopravvivenza, ma appunto qualcosa che è molto primitivo in me,
che ha avuto a che fare con la mia sopravvivenza, perché i miei interessi, le cose che mi piacevano, le mie passioni, non avevano spazio, non erano viste o erano mal considerate, dileggiate, prese di mira. E quindi evidentemente questo scollamento, questa separazione rispetto, diciamo, ai pensieri, alle prese di posizione di chi mi sta attorno, è qualcosa che ha delle radici antiche. E quindi è come, tra l'altro, appunto, la voce narrante del libro a un certo punto lo dice, no? È come se io avessi capitalizzato questa esperienza, questa eredità anche traumatica e negativa, decidendo di percorrere una strada diversa e riuscendo abbastanza facilmente, devo dire, a relativizzare e a mettere tra parentesi tutti tutte quelle stratificazioni di sguardi e di percezioni psicologiche, emotive nei confronti della PV. Grazie Jonathan per questo intervento. Ho trovato tanti spunti di riflessione che hanno confermato, ecco, quello che pensavo, quello che ho pensato nel leggere il tuo romanzo, cioè il fatto che attraverso la scrittura, la modalità, anche il tuo primissimo articolo appunto sull'HIV, ti abbia aiutato a venire a patti con il tuo passato, con il tuo presente, e di come appunto queste due linee si intreccino nel romanzo attraverso la struttura fisica, la struttura dei capitoli, per poi arrivare proprio a un bivio, ecco, ad intrecciarsi tra di loro, ecco. È stato veramente molto molto chiaro il tuo intervento e ti ringrazio. Grazie. Adesso volevo chiedere se ci sono delle domande, ma credo ci siano dei commenti sicuramente da parte della professoressa Bruna Mancini, che è la titolare del corso per il quale questo evento è stato organizzato, letteratura inglese, e vediamo anche Federico Cerminara, che invece è uno storico militante queer. Vediamo se ci sono delle domande o delle considerazioni su questo intervento. Grazie. Grazie a voi. E anche i nostri studenti e le nostre studentesse. Io voglio ringraziare molto Jonathan per il suo intervento. Naturalmente in tutto il corso di questo incontro ho segnato molte parole chiave, no, che mi sembravano interessanti e su cui ritornare. E in realtà noi ci occupiamo in veramente poco tempo di una prospettiva molto ricca come quella dei gender studies, no? E naturalmente quella che più naturale, che viene fin dall'inizio, è quella che stiamo affrontando in maniera molto anche generica, come questo volevo far capire agli studenti. Vorrei far notare agli studenti come anche semplicemente concentrandoci sul 700, sull'800 inglese, su alcuni romanzi che leggiamo e che analizziamo, su alcuni testi critici, fino ad arrivare al 900, oggi siamo con te, siamo arrivati, Jonathan, proprio ai nostri giorni, poi tra l'altro, ci misuriamo con una serie di concetti che ritornano. Io in qualche modo mi avvicino a tutto questo anche attraverso un concetto che è quello del corpo femminile, della femminilità, e io vorrei far notare ai nostri studenti e alle nostre studentesse come in realtà ritorni il concetto di invisibilità, ritorni il concetto di pubblico e di privato, la necessità di la autorappresentazione, no? Questo è un elemento importantissimo. Devi sapere che, no, questo
la strada alla luce ci dice molto, tu parlavi di un percorso alla luce, no? E questo è quello che tutte quelle che abbiamo definito identità minoritarie, che metterei tra virgolette, perché spero che dopo l'incontro di oggi si elimini proprio questo, così come molte parole sono un po' usate così, no? A caso, forse si comincia a capire che minoritario è veramente un termine che in questo caso veramente non ha senso. Quindi io preferirei proprio un po' metterlo da parte, come in realtà ritornino dal punto di vista proprio identitario una serie di necessità, no? E nella prima parte degli interventi Federico Cerminaro ci parlava di una cosa che si chiama, che ha definito omofobia interiorizzata, no? E io invece vorrei far notare, e ne abbiamo parlato tanto anche durante il corso, come dal nostro punto di vista, parlando per esempio del corpo femminile, noi parliamo di patriarcato interiorizzato, no? Cioè, molti si chiedono, ma perché a volte ad attaccare le donne sono proprio le donne? Perché quando una donna, no? Veniva fuori durante i nostri incontri, la domanda era, ma perché durante, quando una donna subisce violenza, poi ci sono proprio alcune donne che attaccano e dicono, ma perché è uscita, perché camminava proprio in quel modo, perché si vestiva proprio in quel modo? Beh, gira una bellissimo, delle bellissime manifestazioni, no? Che stanno un po' facendo il giro del mondo, che parlano di, che dicono proprio questo, che urlano proprio questo, che non è importante quello che, dove ci si trova, che non è importante cosa si indossa e che non dobbiamo neanche chiedere scusa per essere nati, Jonathan, non dobbiamo chiedere scusa neanche di essere nati, ma che qualcuno che fa violenza, che a fare violenza è qualcun altro, non siamo noi, che in qualche modo veniamo vittimizzati, colpevolizzati, e chi più ne metta. Anche la questione del pettegolezzo di cui tu parlavi è una cosa che se a ben pensare la conosciamo tutti e tutti quanti l'abbiamo esperita attraverso varie prospettive. Quindi è chiaro che quando si parla di identità, e non useremo mai più minoritarie, si parla di identità plurale, è chiaro, e di gender identities, perché tutti abbiamo un gender, ok? Mi piacerebbe tanto poterlo usare al plurale, abbiamo genders, no? C'è una serie di identità che poi alla fine vanno a formare quello che siamo tutti quanti, ognuno diverso dall'altro. Quello che mi interessa è il concetto di resilienza, naturalmente, perché io pensavo, e mi piacerebbe capire cosa ne pensi tu Federico, cosa ne pensi tu Giuseppe e anche tu Jonathan e anche i miei studenti. Forse uno dei modi, tu dici, è la modalità che ho trovato, no? E io credo che sia la modalità che abbiamo trovato un po' tutti e tutte noi, no? Quello di essere resilienti, perché da un lato bisogna lottare, ma dall'altro bisogna anche usare questa modalità per riuscire a lungo termine ad avere voce, a fare la nostra bella strada alla luce e raggiungere gli stessi diritti tutti, poi in realtà, no? Tra l'altro è chiaro che non ci sono malattie che sono collegate a una identità e che non attaccano altre identità. La stessa cosa, c'è stata anche la vittimizzazione, io ricordo, ero piccolissima, ma come se adesso in questo caso per esempio si dice quella malattia, no? That disease, in realtà c'è un'altra malattia di cui sembrava anche dover essere colpevoli, che era il cancro, no? Questa cosa, la malattia, a quella malattia, di nuovo si diceva questo, e sempre c'era una sorta di colpa per chi portava ed era oggetto, finché non diventava soggetto in realtà. Quindi credo che la resilienza serve proprio questo, a fare questo passaggio dal privato al pubblico, dal, come dire, la questione intima, la questione proprio alla luce del giorno, e credo che tutti quanti dobbiamo cominciare a affrontare questo coming out, tutti dovremmo fare coming out per quello che siamo,
secondo la mia prospettiva. Io volevo solo aggiungere questo. Allora, sono ritornate, come avete avuto modo di vedere, i termini rifiuto e mascheramento, cioè rifiuto della condizione in cui uno si trova e una necessità di mascheramento che non è una situazione che parte da te, ma è indotta dalla società. Allora, l'importanza di portare i temi da una dimensione privata ad una dimensione pubblica ha innanzitutto una funzione anche un po' esorcizzante delle cose, no? Perché parlare di un qualcosa che ti crea disagio è anche uno strumento per superare quel disagio stesso, ma nello stesso tempo è anche un modo per fare una corretta informazione. Io ricordo, era il mio primo anno di università, quando mi trovavo a casa di mia cugina che condivideva l'appartamento con altre studentesse. Io ero già dichiaratamente omosessuale e chiedo alla coinquilina un bicchiere d'acqua. Nonostante avesse una cassa intera di 6 bottiglie d'acqua, disse: non ho acqua, ed era l'acqua già da terra, no? Per farvi capire che 20 anni fa, quando io sono venuto in questa università, il solo fatto di essere omosessuali era sinonimo di essere malati, e questa pensava non che io potessi trasmettere a lei malattie contratte, ma che potesse diventare lei omosessuale allo stesso tempo. Cioè, quindi rendetevi conto, a volte l'ignoranza, perché questa è ignoranza, a che livelli porta. Quindi l'importanza di uscire da una dimensione privata e affrontare le tematiche in una dimensione pubblica serve proprio a questo, ad evitare che ci siano delle non conoscenze dei fenomeni. Nel caso dell'HIV, ma se ne sono dette di tutti i colori e non puoi dare la mano e sei sicuro che cioè veramente tanta disinformazione che genera stigma e pregiudizio, quindi a volte e di conseguenza invisibilità. Quindi ben vengano tutte quelle iniziative che portano le persone a poter in ogni caso dire ciò che si è liberamente. Ripeto, è esorcizzante e allo stesso tempo consente una corretta informazione. C'è qualche domanda, Jonathan? Se vuoi intervenire in qualsiasi momento, naturalmente, ci farebbe piacere sentire cosa pensi. Nel frattempo ti coinvolgiamo in una cosa. I nostri studenti hanno fatto un incontro con Federico Cerminaro, un seminario con Federico che è qui con noi, e lui gli ha dato una serie di parole chiave su cui lavorare e fare delle rappresentazioni, fare dei disegni, erano molto liberi, ok? Una serie di parole chiave, noi abbiamo chiesto di portarle oggi e di leggere anche una sorta di didascalia che hanno fatto del loro disegno e anche o di presentarlo semplicemente, sono abbastanza liberi. Se qualcuno di voi vuole venire a presentare il proprio disegno, tu non puoi vederci, vero Jonathan? No. È peccato. Però dopo ti manderò le foto, ecco, anche di questi cartelloni ti mando le foto. Allora, chi di voi vuole venire, nel frattempo possiamo parlarne, perché ci sono una serie di parole chiave. C'è il gruppo che si occupava del termine queer e del termine amore, perché ne abbiamo parlato, no? Devi sapere che abbiamo dato una serie di termini, abbiamo dimostrato, in realtà Federico Cerminara ha avuto questa idea e ha fatto questo laboratorio molto bello, ci siamo resi conto della difficoltà di descrivere e rappresentare concetti legati alla sessualità, ad esempio, no? È molto più facile, pare, per me sembra invece complicatissimo, ritrarre un concetto come amore invece che quello di queer o di sessualità. Anche questo è abbastanza interessante. Quindi,
se volete mostrarli, tra l'altro le mostriamo anche alla nostra telecamera e vi lascio a voi, posso lasciare a voi questa, questo lavoro perché l'avete fatto voi? Tu, te Federico? Allora partiamo dal gruppo più coraggioso. Abbiamo già detto amore e queer. E queer. In favore di telecamera, come si vede che non siete abituati. Giornata, ti mando adesso una foto, te la mando su Facebook. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Manuel e ho lavorato insieme ai miei colleghi a questo progetto. La parola che ci è stata assegnata è amore. Parto col dire che il gruppo, coloro che hanno lavorato e contribuito alla realizzazione di questo progetto sono i Pecadores e lo Sprecadores. Il nome che vi siete dati. Sì. Il titolo di questo cartellone è Love Is. Al fine di poter realizzare questo cartellone sono stati necessari pennarelli, colori, matita e amore su cartoncino, 50x70. Ci è stato chiesto di scrivere una didascalia, noi ci siamo limitati a scrivere che è stato un lavoro realizzato in occasione della giornata di studi appunto di oggi, soggettività atopiche, all'interno della sessualità normativa, proprio perché il concetto di amore è cioè la parola amore è una sorta di pluralità e la poliedricità di questa parola non ci permette appunto di dare una definizione di quest'ultima. Come potete vedere abbiamo scritto appunto la parola amore e abbiamo scritto proprio la definizione del dizionario con tanto di trascrizione fonetica. Ciò che è riportato nel dizionario è dedizione appassionata ed esclusiva, istintiva e intuitiva tra persone, volta ad assicurare reciproca felicità o la soddisfazione sul piano sessuale. Ma la domanda è, l'amore è davvero esclusivo ed è davvero solo tra persone? Ora qui adesso voi state osservando il nostro lavoro, però a me piacerebbe parlare anche di quello che c'è dietro quello che vedete, perché ci è stata assegnata una parola che è abbastanza complicata e per realizzare il disegno che abbiamo cominciato in aula, abbiamo terminato a casa, abbiamo dovuto mettere in scena un vero e proprio dibattito, quasi come se fosse un simposio in cui ci siamo interrogati su cosa fosse l'amore. Oltre a parlare, cioè a concentrarti sulla scritta amore, mi piacerebbe parlare anche di quello che c'è dietro ai disegni, cioè per esempio le nuvole e le bolle, perché abbiamo voluto provare a rappresentare un po' come potrebbe essere provare l'amore. Cioè le nuvole, la sensazione di avere la testa tra le nuvole, e le bolle perché sono fragili ma allo stesso tempo pronte a esplodere, un po' come ci si sente quando si è innamorati. Recentemente è stato posto l'interrogativo se l'amore è rivolto solamente alle persone. Bene, non è così, perché in questo disegno l'affetto è rivolto anche a un cane, quindi a un animale, perché è appunto un sentimento che può essere rivolto agli animali e alle cose. Come già detto, appunto l'amore è un sentimento di matrice universale, poliedrica, e si può esprimere non solo nei confronti dell'altro, non solo nei confronti di altri uomini, di altre donne, nei confronti degli animali, ma anche verso se stessi. Infatti una variante che va appunto a definire l'amore è l'amor proprio, l'accettazione verso se stessi, accettazione che noi abbiamo deciso di rappresentare in due modi, uno dei quali è costituito da questa immagine, l'immagine di un uomo che guardandosi allo specchio vede e abbraccia una donna, si vede, si rivede in una donna. Questa immagine è l'interpretazione di come ciascun essere umano, guardandosi e riflettendo la propria immagine, debba prima compiere un lavoro su se stesso per poi prendere consapevolezza della propria identità e poter vivere appieno la propria vita.
Invece questo altro disegno ha una duplice visione, in quanto può essere anche interpretato un po' male, ma è stata voluta questa cosa, in quanto in un primo momento volevamo parlare del sapio sessuale, ovvero colui che non va ad amare un aspetto fisico, ma qualcosa di interiore, di intelligenza, invece infatti è rappresentato con un libro, invece l'altro è una mano che si sfiora, perché appunto è importante anche l'amor proprio, anche con la masturbazione, perché non c'è niente di male. Qui invece vediamo disegnato un cuore, che è un simbolo tipico dell'amore. Diciamo che i migliori poeti, i migliori scrittori ci parlano del cuore come qualcosa di importante che batte per un'altra persona, ma in realtà il cuore rappresenta la vita stessa, perché è un organo vitale che ci permette appunto di vivere. Di conseguenza, quindi, questo non vuole rappresentare il solito cuore che riguarda l'amore, ma l'amore verso la vita. Abbiamo voluto rappresentare la parola amore in diverse lingue, appunto perché rappresenta le sfaccettature che siamo noi, quindi diverse culture, etnie. E qui viene rappresentata la parola amore, love, in arabo, e viene associata a questa donna, che è araba, che tiene in grembo appunto suo figlio. E per quanto possa sembrare difficile per quanto riguarda le comunità islamiche, perché si parla di comunità, viene associata alla comunità la famiglia, perché è l'organo più importante. E ogni madre, ogni genitore arabo, quando guarda il proprio figlio, quando prende in mano il proprio figlio, dice Karhamad Rabbi, che significa tipo ringrazio il cielo che posso trasmettere il mio amore e insegnare che cos'è l'amore a mio figlio. Le rose sono il fiore per eccellenza dell'amore, perché come l'amore sono delicate e belle, però hanno anche le spine, quindi l'amore non è solo rose e fiori, ma è anche dolore. Esistono diverse forme di amore, noi abbiamo cercato di rappresentarle tutte. Attraverso queste immagini di romani che si stringono abbiamo cercato di rappresentare anche l'amicizia, in quanto per noi è una forma di amore, poiché si tratta di un amore vero e puro, una forma di affetto reciproco tra due o più persone. Tramite quel disegno invece abbiamo tentato di rappresentare quello che è l'atto sessuale, che è anche una forma d'amore. Ci tengo a sottolineare che non abbiamo rappresentato nessun sesso, in quanto per noi l'amore non ha genere. Il bacio invece può essere identificato come un gesto banale, ma in realtà mi ricorda quando la mia ragazza per strada mi bacia. Io sento quel senso di oppressione, di ansia, di poter essere giudicato da qualcuno o addirittura aggredita. Perché a differenza di quanto dice la definizione, amore è inteso come esclusivo, in realtà l'amore è libertà. Io volevo solo dire che non faccio parte di questo corso, però mi sono... L'amore, anche questo amore. Infatti volevo proprio dire che, a parte l'amore carnale, l'amore materno, l'amore per un animale, io mi sono sentita parte di questo gruppo perché faccio parte appunto dei Pecadores, nonostante appunto non faccio parte del corso di letteratura inglese. E per me amore è anche questo, essere accettata da una famiglia, una comunità. Assolutamente, benvenuta. Buonasera a tutti, inizio leggendo il titolo della nostra rappresentazione, che è Essere se stessi è un atto di coraggio,
Per la didascalia abbiamo pensato a qualcosa di molto oggettivo e breve. La nostra rappresentazione, dunque, è un soggetto androgeno che estremizza caratteristiche fisiche stereotipate di ambedue i sessi biologici. Gli insulti riportati rappresentano la parte della società che non accetta l'esistenza di una realtà non binaria. Per caratteristiche fisiche stereotipate, estremizzate, intendiamo ad esempio le unghie molto lunghe, con lo smalto molto marcato, la calza a rete, la gonna di jeans, questa è la parte più o meno femminile, anche se l'occhio truccato poi è l'altro, insomma abbiamo un po' giocato con la rappresentazione. Io volevo spendere soltanto due parole su questo titolo giornalistico e su una notizia che abbiamo estrapolato dal web, che purtroppo è stata scritta davvero. Questo è il titolo, era in prima pagina di Libero. C'è poco da ridere, calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay. Io penso che più o meno tutti, un po' per il personaggio, un po' per l'imitazione di Crozza, conoscano Vittorio Feltri. E a Vittorio Feltri è stata chiesta una spiegazione per questo titolo e si è definito addirittura troppo gentile. Perché effettivamente, non so se vi siete mai imbattuti in interviste di Feltri, ma non li chiama mai né gay né omosessuali, perché dal momento che lui si ritiene italiano, dunque si attribuisce il diritto di poterli chiamare atroci, compagnia bella. E qui un'altra bellissima... un altro bellissimo posto di Forza Nuova, che è Bologna, Gay Pride, la natura è sempre aperta alla omofollia. Un temporale aveva interrotto il Gay Pride e questa è stata, secondo Forza Nuova, la spiegazione, la natura che si è dimostrata avversa. Adesso ne ridiamo, ma in realtà c'è ben poco da ridere. Se c'è qualche mio collega che vuole aggiungere qualcosa, Domenico... Allora, la parola queer significa, o deriva da un'etimologia che significa strana, ed era stato assegnato nel XVII secolo principalmente alle donne dall'atteggiamento isterico, ovvero intelligente, soggetti che pensano. Successivamente è stato anche attribuito ad omosessuali, principalmente ad omosessuali, ed è stato utilizzato per differenziare le persone gay, cioè l'omosessuale bianco di estrazione sociale medio-alta rispetto al queer che è di estrazione sociale medio-bassa o bassa o inesistente, perché ci sono anche delle gerarchie tra le persone omosessuali, che è appunto un po' particolare. Ma vorrei appunto rinnovare l'immagine sul nostro disegno. Il fatto stesso è che ci siano degli elementi, dei tratti sia tradizionalmente dell'un sesso e dell'altro, vuole evidenziare come il soggetto queer non voglia identificarsi, non vuole assolutamente rientrare in uno o nell'altro, perché tutti noi in un certo senso siamo queer, perché bisogna necessariamente questa mi piace collocarsi nell'essere uomo o nell'essere donna. La differenza non è solamente tra essere uomo e essere donna, perché se ci guardiamo ci sono differenze tra me, tra lui, tra lei e lei, di conseguenza è riduttivo dire che siamo uomini o che siamo delle donne. Siamo tutti quanti queer perché nessuno di noi in realtà rientra in questi ideali che qualcun altro per noi ha stabilito. Okay. No, sempre per rimanere in ambito linguistico, di studenti di lingue, potremmo fare una metafora per quanto riguarda la traduzione. Bergman, nel suo saggio
parla di domestication and foreignization della traduzione, nel senso che non bisogna rendere esplicito l'elemento straniero e non addomesticare il testo sulla base dell'originale. Quindi si potrebbe dire che una persona, il genere di una persona non va addomesticato, ma va, diciamo, foreignized, per dirla all'inglese, quindi si potrebbe dire foreignize yourself, undomesticate your body, quindi non addomesticare te stesso e il tuo genere, perché come è possibile tradurre in diversi modi un testo, diverse versioni di una traduzione, è possibile tradurre se stessi in mille modi diversi, perché ciò che è il genere, l'identità di genere di qualsiasi individuo. Studiatelo bene, Berman. Lo spegniamo. No, c'è qualcun altro? Jonathan, hai fatto vacillare per un momento, c'è stato quando abbiamo visto quel gatto, devo dirti che c'è stato un momento di sussurro proprio totale e sussurto nell'audience. Qualcun altro? C'erano altri? È bellissimo, fantastico. Beh, ma questa è una cosa proprio, sono di parte io, per me Gli altri? Tu hai fatto questo. Custodisci per il design. Certo. C'è qualche altro gruppo che ha portato il disegno? Sì, dirà, vedo che spunta qualcosa. No, io. Eccolo. Solo? Sembra di sì, ma farò veloce, anche perché la parola che ci è stata assegnata è molto più semplice di molte altre. Qual è? È omofobia. La parola. Ah, ecco. Per questo è molto semplice. Prima fotografia? Sì, la prima giornata. Abbiamo aggiunto altre armi e i colori, che bello, no? Ecco, diamo una parola. Si può parlare con il microfono? Salve. La parola che ci è stata assegnata è molto meno complessa di parole come amore, queer o identità. E la parola che ci è stata assegnata è omofobia. Ma lei ha fatto qualcosa? Ha tolto la barba? Ho tolto la barba. Per una questione di simmetria, soprattutto. È stato veramente un errore. Comunque sia, perché è così semplice rappresentare l'omofobia? Perché è così semplice? Perché odiare è estremamente semplice. Odiare implica ignoranza, odiare implica una mancanza, quindi non è particolarmente difficile. Abbiamo rappresentato l'omofobia con questi due teschi che hanno su di loro un simbolo, che è il simbolo del sesso femminile, per indicare la loro omosessualità. Ma se quel simbolo non fosse lì, sarebbero semplicemente due teschi, due persone, una davanti all'altra, che potrebbero starsi baciando, potrebbero star parlando semplicemente, nessuno lo saprebbe. E tutto attorno possiamo vedere ogni tipo di parola, anche se avessimo dovuto essere veramente improntati allo shock value, avremmo dovuto mettere tante altre parole e anche molto peggiori. Comunque sia, abbiamo parole come abomination, che vuol dire abominio, mental ill, che vuol dire malato mentale, e anche dei suggerimenti molto creativi come kill yourself. E ognuna di queste cose, che noi possiamo vedere come semplice stupidità, come semplici cose dette da persone che non hanno conosciuto istruzione di un certo tipo, in realtà sono cose che capitano di continuo, cose che continuano a capitare per quanto noi possiamo vederle distanti, e il motivo per cui le abbiamo rappresentate in questa maniera è che devono essere chiare, devono essere viste per quello che sono, come
per cose che possono ferire una persona, perché il cappio non rappresenta soltanto figurativamente qualcosa di brutto, qualcosa di... è tornato il gatto, sono molto contento, per sforzare l'argomento soprattutto. Perché è deliziosa. Perché un cappio può rappresentare anche qualcosa di cupo, qualcosa come il suicidio, ma rappresenta anche la condanna a morte a cui molte persone, per essere omosessuali, sono sottoposte. E è questo. Grazie. Allora, abbiamo avuto modo di vedere che i disegni che già avevano reso l'idea nella fase iniziale dell'esperimento sono stati poi ultimati, probabilmente anche recependo dei concetti che sono stati dati successivamente, perché l'esperimento ha funzionato così. Noi abbiamo chiesto di rappresentare delle impressioni che venivano da questi termini, quindi non abbiamo chiesto dei significati, ma semplicemente ciò che questi termini evocavano al momento. E la seconda parte è consistita invece proprio nel rendere questi concetti, modificando eventualmente i disegni o migliorandoli, tenendo conto invece di concetti che erano emersi nel corso del seminario. Devo dire che sono rimasto felicemente esterrefatto, ma oltre che dei disegni anche dell'entusiasmo con il quale insomma avete reso i concetti, della partecipazione, della veramente penso che quando trovi realizzi degli eventi, una delle cose che per gli organizzatori a volte è triste è quello di ci sono molte persone qui presenti che vengono dalla militanza, abbiamo Liberi TV, Certi Diritti, l'Arcigay, quindi mi confermano, no, che c'è sempre una certa resistenza rispetto agli eventi culturali. È molto più facile portare le persone in discoteca piuttosto che portarli a dover dedicare parte del proprio tempo a tematiche che secondo me sono importanti. E penso soprattutto che la vostra presenza, oltre che essere la prova dell'interesse e dell'importanza che c'è verso queste tematiche, è anche una speranza che quello che oggi abbiamo cercato in un tempo limitato di trasmettervi possa diventare un seme per fare in modo che anche all'esterno dell'ambito universitario, che è un po' una realtà per certi versi protetta, per quanto, come dicevo prima, anche l'università è stata soggetta a dei cambiamenti, però sicuramente rispetto a realtà più periferiche, il fatto che questa università abbia una storia, e ce l'ha ricordato la professoressa Mocchi, no? Dicendo proprio quello che storicamente è. Io quando arrivai nell'università ho avuto la possibilità di andare al famoso Centro per la Qualità della Vita, l'Arcigay, in primi tempi era stato ospitato proprio all'interno del Centro per la Qualità della Vita. Quale università, guardate come erano futuristici, pensava alla qualità della vita per gli studenti? Talvolta si pensa di impartire delle nozioni, ma sappiate che l'università, la parte nozionistica è l'ultima parte, perché voi nella fase in cui vi trasferite all'università fate uno stacco rispetto alle vostre famiglie di origine, quindi è anche, professoressa Mangino non si distacca con quello che c'è alle mie spalle, e siccome i suoi studenti sono dei seguaci assidui di quello che fa, di riflesso mi distrae anche gli studenti. E ci possiamo avviare alla conclusione veramente, perché penso che abbiamo dedicato davvero tanto tempo. Vi anticipo che molto probabilmente col nuovo anno faremo un evento dove sarà fisicamente presente Cyrus Rinaldi, quindi
avremo modo proprio di averlo qui con noi. Vedremo senza febbre, vabbè, abbiamo preso dei cornetti antisfiga direttamente da Napoli, con la sua febbre, col libro, e cercheremo di portare avanti questo filone di studi, perché è importantissimo che queste tematiche vengano centralizzate, il tutto sempre in stretta collaborazione con delle associazioni che sul territorio si occupano di queste cose. Vi voglio ringraziare, ringrazio chi ha reso possibile tutto questo, la professoressa Mancini, Giuseppe Capalbo, che caparbiamente ha curato tutta l'organizzazione. Ringrazio Liberi TV, l'Arcinei, ma soprattutto ringrazio voi, perché veramente questo per me è stato il più bel regalo di compleanno, perché vedere persone che rappresentano il futuro è una grande speranza. Grazie. Allora, permettetemi, mi hai proprio distratto moltissimo. No, però va benissimo, è una meraviglia. Allora, veramente. Prende niente con dei figli piccoli, perché quando sono in casa non sono assolutamente invalidi. Ma tu non preoccuparti, questo ci ha fatto solo molto piacere. Solo che molto piacere, meraviglioso. Stupendo. Vabbè, no, allora, quindi volevo lasciare la parola a Giuseppe, perché magari fai tu la conclusione. Mi viene in mente che dal momento che avete deciso tu e Federico, dal momento che avete deciso tu e Cirusso Rinaldi quest'altro incontro, senza febbre, magari facciamo venire febbre. Il romanzo di Jonathan, puoi portare anche il tuo gatto, per stare benvenuto, lo tengo io, non ho un problema, e lascio dunque, no, vabbè, ok, sei invitato quando vuoi, e ti passo Giuseppe, e ragazzi vi ringrazio molto, facciamo fare le conclusioni a Giuseppe Capalbo, ok? Una parola velocissima di conclusione. Innanzitutto volevo ringraziare tutti e tutte. È stata una giornata intensa, è stato interessante vedere come declinare, come sia possibile declinare il concetto di queer, ma anche il concetto stesso di identità, attraverso diverse prospettive. In particolare volevo ringraziare appunto gli studenti e le studentesse per questo enorme lavoro. Non è semplice, ecco, coinvolgere spesso gli studenti in questo modo, ma ci siamo riusciti e credo che come primo tentativo sia stato veramente soddisfacente. Una parola per Jonathan. Volevo ringraziare Jonathan per questo intervento e, come diceva la professoressa Mancini, per il prossimo evento ti vorremmo, se ti va, anche fisicamente qui, poi di questo ne parliamo, perché ci sarà questo secondo evento con Cirusso Rinaldi, Jonathan e Jonathan e i due gatti, ovviamente. Quindi poi ovviamente ne riparleremo con calma, va bene Jonathan? Grazie. Sì, vuoi aggiungere qualcosa? No, grazie a voi, davvero è stato davvero bello e interessante anche sentire tutto il lavoro che hanno fatto i ragazzi sui termini e le parole, sulle tante ramificazioni che le parole poi di uso comune possono avere se uno ci si sofferma appunto a lavorarci su. Quindi grazie davvero. Grazie a te. Chiudiamo qui, poi ci riscrivo per le foto, va bene? Ci sentiamo più tardi. Ciao. Ragazzi, li facciamo venire i gatti, non si sì. Vabbè, vi ringrazio veramente tanto, siete stati fino alla fine, quindi sono molto contenta di questo e come sapete continuerò a parlare nei prossimi giorni.
di questi spunti. Quindi buona serata, e se qualcuno non ha avuto il coraggio di portare il disegno, me lo può dare lo stesso, va bene? Arrivederci, buona serata.